Cavolacchio, ma quando è finito qui il countdown? Quando è finito il fucking countdown, ragazzi? Scusate, scusate, un delirio oggi. Scusate, ragazzi, scusate. Chiedo umilmente perdono, non succederà più, mai più. Mai più, no, no, vabbè, dai, quanto devo aspettare? 2 minuti? Un bel po' di tempo. Scusate ragazzi, scusate, ve lo dico in tutte le lingue, anche in tedesco se volete. Entschuldigen Sie mir. Vi ho dato pure del lei in maniera altolocata, ragazzi. Scusate. Allora, Ilaria sta preparando il cibo. Io sì, ho ritardato un po', nonostante ciò. Benvenuti ragazzi, scusate, mi è venuta la pipì. Ciao, ciao Dreamer, ciao Lucky, ciao Mary, ciao Jadi, ciao Rika, ciao Lily, il vuoto cosmico, ciao Max, ciao Adri, se nel Regno delle Ombre, sì, avete utilizzato il sigillo di Orichalcos e avete perso. Ciao, ciao Markup. In ritardissimo, è tardi per Pesce d'Aprile, un'opera d'arte contemporanea. Bella sta live comunque, raga, vi adoro, avete fatto flammatemi tutto, me lo merito un sacco. Sì, Max, di te mi fido, del mio mod più recente mi fido, puoi prendere il controllo quando vuoi. Oggi si gioca a Cookie Mama. Ilaria è bravissima, fortissima. Non perché è una femmina, semplicemente perché cucina da più tempo di me. Quindi, sì, scioccatissimo, scioccatissimo. Ma in realtà super felice, Adri. Zero invii, proprio 0%. Non è che dici tipo, ma forse un 1% di invidia. Cioè, no, 0% di invidia. Onesto, onesto, sincero, 100%. Sincero, 100%. Invidioso, 0%. Sono vivo, sono vivo, sì. Scusate, scusate, raga. Ciao, Mori, ho rifiutato 10 volte pensando di avere io problemi a non vedere. 3 minuti bastano per percularvi. Verissimo, verissimo. Madrelingua della vita. Io veramente parlo tutte le lingue del mondo. Ciao anche a te, Ori. Ciao Alice, ciao Yolk. Ma ci siete tutti oggi. Siete tutti. Ciao Mass Vampire. Hai ricevuto anche tu l'abbonamento giftato. Ce ne sono stati parecchi oggi. Ce ne sono stati parecchi oggi. Comunque, felice che sia arrivato anche a te. Invidia verso chi? Parlavamo di Jup. Io mi ricordo soltanto Guten Tag. Ciao Albi, ben arrivato anche a te. Oggi niente D&D, vero Albi? Io non ho messo manco la musica, regà, niente cringe. Allora, mettiamo Alzo Sprachbuchs. Siete tutti qui per Ilaria. Ilaria vi ha tradito, ragazzi. Ilaria vi ha tradito. Aspettate che mi continuano ad arrivare messaggi. Sì, tranquillo, tranquillo. Un attimo, scusate, raga. Però giuro, 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 sarò con voi oggi. Però devo rispondere a una cosa urgente. Dai, smettila. Non mi flammare. Dai, smettila. Arco Giuda, non mi fare pressione, ti prego.
Ok, basta, non ci sono più per nessuno, scusate. Uccidetemi. Allora, dove eravamo arrivati? Io mi ricordo solo Guten Tag. Guten Tag, sì, e buongiorno. Guten Morgen, Guten Hacht, cos'è? L'atto teatrale. Anche tu, Rika, fortunata, hai vinto il giveaway, benissimo. Grazie per il gift. E te chi te l'ha giftata, Albi? Forse Mame, anche a te, boh, me lo ricordo. Vediamo se lo trovo. Ha regalato 5 abbonamenti. Mi sa che era stato il Mame. Sì, ha più capelli di me. È vero, è vero. Seppure io mi faccio crescere i capelli più lunghi e più rosa. Sicuramente, sicuramente. Ciao Ori! Come sto? Bene, bene, bene. Super, super bene oggi. Ho rimandato giovedì. Che carino! Oggi, allora io, no, io oggi, allora. Non so parlare, oggi. Allora. Mi stai esplodendo il cervello! Giuro che adesso. Allora. Cosa stavo dicendo? Ah, questa settimana, sì, questa settimana saremo live. Che faccia! C'avevo una faccia, ho visto nella live, c'avevo una faccia scioccata. Questa settimana facciamo i Saturni, oggi e domani e poi basta. E non penso che farò altre live questa settimana. Quindi, that's it, questo è il programma di questa settimana, perché mercoledì e venerdì usciremo, e perché giovedì, cioè, volevo seguire. Ah, Giuppa aveva detto che avrebbe giocato a Visage, che è un gioco che le ho consigliato io, che c'ho io nella mia libreria Steam, è un gioco horror, e io volevo seguirlo. Quindi, facciamo le nostre due live di Ace Attorney della settimana, oggi e domani. E basta, poi ci rivediamo la settimana prossima. Tanto dopo ho streamato Kirby per 10 giorni di fila, vi siete pure rotti il cazzo di vedermi. La live di cucina, non questa settimana, quella dopo ancora, forse. Forse. Sì, una live di cucina. Vabbè, La settimana prossima non si può fare. è la settimana prossima, infatti. Ah no, giusto, fra 2 settimane, portate pazienza, ragazzi. Annunciato Monkey. In che senso Monkey Island 3? In che senso Monkey Island 3? Cioè, non intendi la maledizione di Monkey Island, immagino. Cipolla di Tropea. Dai, non è che sculacciamo Secret! Ciao, Matt, alla prossima. Alla prossima. Studiare e sapere tedesco è il tuo sogno. Sei sicuro che non sia più un incubo, Markup? Mi ho spiegato il meme della cipolla. È un litigio che c'è stato durante l'eredità, quando la presentava Ancora non hai Amadeus. indovinato al quiz. Sì, la maggior parte delle persone sì. Come dalle ingiustizie di Link? Quale ingiustizia? Lucky, ma che dici? Che dici? Bello questo cosplay di Waluigi con la felpina viola, hai visto che bello? Dei capelli di merda, cioè ho fatto ieri lo shampoo e ho dei capelli di merda, non so come sia possibile. Che canale noioso, c'è stato un tipo al cellulare. Oddio, ma è una referenza a qualcosa? Che il modo in cui l'hai scritto mi sembra una referenza a qualcosa, non so se tipo ai Griffin, a Rick e Morty, non lo so. Un cartone animato, i Simpson, boh, però. Mame, che mame, il mame, il mame, me lo immaginavo. Ma mi ha colpito anche oggi? No, no, sono gli abbonamenti dell'altra volta, Max. Però oggi penso che abbia dato. Oh, mame. Comunque sì, sto bene, già, ti sto molto bene. Respira, Simo, calmo, Simo. Mi è saltata pure la giocata. Vabbè, allora, Albi, c'è il destino, l'ha voluto. Ti ha scioccato dirlo. Mi ha scioccato che oggi ho vinto il giveaway. Quindi mercoledì o venerdì andrò a mangiare gratis. Questa cosa è molto bella. Abbiamo vinto praticamente un aperitivo italiano. Sì, Albi. Mercoledì sicuramente non streamiamo. Quindi vai tra. Buona cena, Lili. Questo non è un villaggio vacanza. E tu non sei un pa. Gli diceva tu non sei un pagliaccio. Mi ricordo solo questo non è un villaggio vacanza. Mi vedi agitato? No, però fra poco mi agito io.
La trama originale dei primi due, Return to Monkey Island, che rende non canonici la maledizione Fuga e Tales of. Cosa? Ma così, si è risvegliato la Tora e ha detto: no, senti, quei giochi fanno schifo, quelli che sono venuti dopo, adesso faccio io il vero terzo Monkey Island. No way. Sì, madonna, quanta cosa sei indietro. Parecchio. Questa chat riflette la mia vera essenza, il quanto sono indietro con la chat. Salopetta azzurra è work in progress. Quindi non era la cipolla di Tropea, no, una cipolla normale, credo. Referenza non voluta, ti giuro, mi sembrava una cheat. No, Max, la tua clip non l'hai costo, l'ho già aperta in una nuova tab. Però aspettavo di vederla, Max, dopo che mi rimettevo in pari con la chat. Giuro, serio. Grazie, Mori, che cute. Ho appena sentito pagliaccio. Lo schermo è ancora là. Oggi mi flammate tutti, va bene. Dopo lavoro lo potevi andare. Oggi fu flammato e non l'ho messo a posto perché la vita è una merda. Togli la tastiera. Uccidetemi, raga, oggi voglio solo. No, sto bene, però sono un pochettino incasinato oggi. No, incasinato, diverso. Sei incasinato perché sei disorganizzato. No, perché non sono disorganizzato. Ciao, culi. Perché succedono robe. Però tranquilli, ragazzi, è tutto ok. Appena sentito pagliaccio. Qualcuno ha detto pagliaccio? Il pagliaccio! Le chat più fast di. Sì, io sono tutti, sono più fast di me, ragazzi. Io sono inutile. Mori, hai riscattato il VIP! Hai riscattato il VIP, Mori! Ah! Ci sono due sedie vuote. Grazie! Oddio, mi sono messo. Non volevo tornare, però vabbè. Mi sono messo in pari, ragazzi. Allora, andiamo a mettere. Community, dove devo andare? Allora, Mori, vengo a metterti il VIP per sempre. Allora, Viridina, vedi che bella! Mori Baki. Sei tu? Sì, c'hai Axel. Come si chiama? No, Axel. Sykes, come si chiama? Vabbè, quello di Kingdom Hearts. VIP. Salva, adesso sei Mori, VIP, non riesco, Mori. Non riesco a pescare Olivine, che palle. Sei VIP, Mori. Allora, ragazzi, spammate dei cuoricini per Mori, che è diventata VIP. E nel frattempo io cerco di non essere uno streamer fallito e di riscattare la cosa che, cioè di confermare. Vabbè, avete capito. Contrassegna come completa tutto. Non ho capito che ti sei fumato. Completa tutto e poi ti spiego. Ok. A me stai a dire. Sì. Ah, ecco, è arrivato VIP. Intanto vabbè, ho pescato coso Edmond, almeno la sua scena l'ho sbloccata, però sì, volevo sbloccare quella di Olivine e quella di Quincy pure. Anche se, cioè, me le sono spoilerate perché ho trovato un sito dove si possono vedere tutte le scene sozze, quindi me le sono già viste, perché se no stavo fresca finché. E poi è bello che, cioè, ho trovato questo sito, cioè me l'hanno passato, me le sono viste tutte il giorno dopo ho pescato Edmond. Vabbè, ok. Ok, ragazzi, hai il diamantino, sì. Allora, mentre Ilaria mangia, io allora, intanto vediamo la clip di Max. Ok, Mori, ora te lo passo. Ma basta il mio volume. Pff, vabbè, ora lo alzo.
Clip time, sì, sì, Max, lo stavo per fare. Raga, scusate, give me a break, ragazzi. Give me a break. Gli altri giorni del mondo potete flammarmi quanto volete, ve lo giuro, vi do il pass per flammarmi 365 giorni l'anno, ma non oggi, per favore. Allora, vediamo com'è questa clip di Max. Allora. Che altro succede? Niente, credo. No, non succede nulla. Dov'è Bugo? Allora, vediamo la clip di Max. Mori, eccolo qua. Noi oggi, allora, non so parlare, oggi... mi stai spaventando il cervello! Giuro che adesso... Allora... Cosa stavo dicendo? Oggi... Vabbè, mi senti sottofondo, ma che ti sei fumato? Mi viene da piangere fra poco. Allora, dunque, adesso io attiverò Twitch, sì, Twitch, Steam, e basta. D'ora in poi si parla solo di Ace Attorney. Oh, non mi arrivano. Non mi arriva il filo. E tutto il resto non esiste. Ho fatto un errore gravissimo a bere mentre vedevo la clip. Sì, un uomo più che distrutto, un uomo finito. Scusa, c'avevi il sole addosso. Non riesco, troppo corto. Mi dai, senti, per ora... No, così. Ok. Anche se ti volevo chiedere di andare a prendere i tovaglioli, mi sono scordato. Tanto, ormai. Streamer cerca di sfuggire al film. No, non c'è che cerco di sfuggire. Vi imploro, bro. Vi imploro. No, perché quelli stanno finendo. Quindi ti volevo dire, prendi gli altri. No, dai, ce ne sono diversi. Vabbè. Ma che cazzo c'hai oggi? No, niente. Ti ho detto, ti spiego. Sono un pochettino overwhelmed. Sì, veramente, Max. Non volevi tornare perché ti stiamo sul culo? No, riga. Sì, non è per quello. Sì, that's the point, riga. Ah, devo cambiare qua l'overlay della grafica. Allora, desktop. The Great Ace Attorney. Allora. Sì, ma la grafica di Kirby la sto cambiando, tesoro. Grazie che me l'hai ricordato. Grazie anche a te, me li stavo per fare anche quello. Ma quanto siete carini oggi. Allora, The Great... Che vi preoccupate. Lo so, pensate sicuramente che sto per morire oggi, che il mio cervello non funziona. Vi preoccupate, mi dite queste cose qua. Ma non vi preoccupate, sto bene. Allora, The... Vi sta lisciando perché prima non vi ha cagati per 3 minuti buoni. Vabbè... Abbiamo dei bananti con un bel vaffanculo, bimbo Nutella. Vai a fare la merenda. Si era spento il PC. Hai visto? Tutto il mio prendere tempo e andare lento è stato tutto per fare in modo che Mori tornasse, ovviamente. Cioè, tutto palesemente calcolato. Già fatta. Beh, Max, che fai la merenda? Quando l'hai fatta? Alle 4 del pomeriggio? Cioè, e poi che fai? Ceni alle 6 di pomeriggio? Con un vecchio, Max? Mi strappi un foglio di Scrotex. Ciao, Joshua. No, già, eravamo qua. Mi strappi. Io odio la mia vita.
Anch'io. Vabbè, questo me lo tengo io per asciugarmi il culo. Ne è caduto per terra. Ma lo possiamo usare? Che cazzo me frega a me se le cose cadono per terra? No, l'ho fatto cadere io e me lo prendo io. Se l'ho fatta alle 18, eh? Finisce. Che fai alle 18, Max? Allora. Spero. Ma com'è che sei ancora a metà panino, ciù? Io che faccio quando mangio? Volume. Io non sento un cazzo. Oh, io mi spacco le orecchie. Ma io non sento una minchia. Vabbè, è non udente. Prova a sentire. E tienili entrambi. Ancora questa storia. Ma so pare che non è la prima volta che mi vedi usare sti cazzo di auricolari. Se il tuo volume fosse alto, se il volume del gioco fosse alto quanto il volume che hai avuto tu in questo momento, guarda, se ne sarebbero scappati tutti dalla live. Ah sì, la musica è ba... Ah, oh, meno male che non sono lui. No, perché per Kirby avevo... Ok, basta. No, senti di più adesso? Eh? Senti di più adesso? Leggermente. Non udente, non vedente. Ho un presentimento che forse oggi la live. No, si fa. Tranquillo. Regà, ve lo giuro, sto bene. E mi sono trovato solo un attimino. Solo un attimino indaffarato. Everything's fine. Grazie a te, Ori. Grazie, ragazzi. Siete così pazienti con me. Allora, primo novembre. 10:24 di mattina, reception del grande Waterloo Hotel. Il professore Sus, nonché tuo padre, dovrebbe arrivare fra qualche momento. Sì, Ori, è successo a diverse persone oggi. Sei anche tu uno dei fortunati vincitori. Sì, sono felicissimo che siamo arrivati in tempo. Susato-san non è più la stessa da quando è successo. Non che mi sorprenda la cosa. Everything is very deja vu, ragazzi. La verità sul padre di Kazuma. La verità su Kazuma. Dai, quello l'avevano già capito. È stato più scioccante il padre. Tu pensi che mio padre lo sapesse, no? Guarda, sono andati lì in viaggio studio in tre, sono tornati in due in Giappone. Non lo sa tuo padre. Madonna, ti do uno schiaffo, giapponese sottomessa. Cioè, che lui era in realtà il serial killer, il professore, intendi? Ops, non ho letto. Lo sapevo che stava pensando a questo. Sì, c'è una buona possibilità che lo sappia, cioè... Grazie, Ryonosuke, grazie! Cioè, sono andati a Londra insieme 16 anni fa, no? Sì, è vero. Cioè, proprio Susato che annulla il suo qui. Sottomessa! Ripensandoci, non avevi detto che il professore Mikotoba sapeva? Che Kazuma era scomparsa a Hong Kong. Ah sì, che il corpo, diciamo, tra virgolette, non è stato mai consegnato alle autorità di Hong Kong. Esatto, ma per qualche ragione non aveva l'autorizzazione a parlarmene. Diamoci piano con le parole a Susato. Ma io a Susato la amo, è carinissima. Però quando fa domande di merda si becca il flame. Quindi sì, probabilmente significa che sa anche che Kazuma non è morto. Ecco, del fatto che Kazuma si era fatto vedere qui a Londra con l'amnesia e che adesso ha recuperato la memoria. Ciao Celebi, no, a parte un mio mental breakdown non è successo nulla oggi. Ben arrivato, come stai? Ah, eccovi qua, Holmes. No! Ne- Ma Mikotoba, ma che cazzo, ma è Watson? Che cazzo dici?
Oh, Watson, amico Tomba. Secondo me ha aperto la tomba di Watson. Guarda il giudice Susso. Gli ha rubato i vestiti. Cioè, è canon sta cosa qua, perché Ryunosuke pure si è... Noi ce l'abbiamo skinnato, no? E loro pure, vedi, sono venuti a Londra, si sono adattati. E hanno messo i vestiti occidentali. L'unica che è Susato. Mo' cambiamo skin pure a lei. Il giudice Sus. Il giudice Sus e il professore Sus. Tutti Sus sono in quella famiglia. Quale famiglia? Mica il giudice della loro famiglia. Vabbè, amici di famiglia. Oana significa famiglia. A parte essere lunedì tutto a posto. Hai centrato il punto, Celebi. Oh, altro è. Ciao Susato, come stai? La mia figlia a cui faccio fare 50 giorni di viaggio in barca fingendomi malato. Mia figlia, proprio lei. Ah, sì. L'unico è Susato è Sherlock. Ah, sì. Susato. La figlia appositamente partorita dalla moglie del professore Sus. Susato, no. Susato e suo padre. E suo padre Sus. Intendi quella, Susato? Guarda, sappiamo che il padre di Kazuma sono vera. Sono super Sus. Loro sapevano, non hanno detto un cazzo. Complici. Sto molto bene, grazie. Sono felice di sapere che sei arrivato sano e salvo. Ciao Naruto, lui sorride ma sotto sotto è incazzato, che dicevo questo si vuole fregare mia figlia, pezzo di merda. Molto gentile, vedi quanto è passivo aggressivo, molto gentile da parte tua che sei venuto qui ad accoglierci. No, per nulla, no, il piacere è tutto mio. Sì, abbiamo sentito di quanto stai facendo il figo qui a Londra, cioè le notizie hanno addirittura oltrepassato i mari. Vero, sembra Watson. In Zeppelin, bellissimo. Ah, sì, davvero? Io leggo sempre i rapporti mensili che arrivano dalle navi dalla Gran Bretagna. Si informa, certo. Vuole sapere se qualcuno scopre il suo piccolo segreto del professore. Oh, capisco. Beh, grazie mille. Ma che cazzo è questo? Ma perché dici così? È perché... infatti, perché credo di averlo già incontrato prima? No. Vedo dalla tua espressione che non mi riconosci. Sei così rincoglionito da non riconoscermi. In questo caso, che ne dici di un piccolo reminder, sei Shiro? From the top should do it, in che senso? Lo vuole picchiare? Tipo sì, vuole fare il takedown? Tipo sì, un tocco dovrebbe bastare. Ah, ma tipo che gli dà un indizio, tipo. Ti ricordi di quando sei stato accusato di omicidio? E Naruto, quale delle tante volte? In che senso? Ori sarebbe top. Bene, eccoci qui allora. Il riassunto. Ah, ecco. Io qui pronuncio. Dichiaro l'imputato Ryunosuke Naruto. Ah, tap come colpevole. Colpevole! Sì. Colpo del martello. Ah, oh, ma tu sei. Buono. No! Oh, la skin! Aveva la skin dell'Inghilterra. Vabbè, sì, iniziamo il processo di Ryunosuke Naruto. Bla bla bla. Ma perché un martello ha preso, sì, infatti. No way, raga, era troppo brutto vedere. Vostra eccellenza, anzi, vostro onore. Salve, giudice Jigoku, come sta? Da quanto tempo? Coglioni. Ah, vi siete ricordati adesso? Questo è servito proprio, questo strucchetto è proprio servito allo scopo. Colpevole. Sì, fai tutto il pacione e poi sarai un pezzo di merda, tipo. Solo che poi sono stato dichiarato non colpevole, no? E non c'è stata nessuna risata in quel momento. Quindi, di nuovo a Londra dopo tutto questo tempo. È difficile pensare che siano passati 10 anni. Essere onesto, non avrei mai pensato di tornare. Nemmeno io. Vero, chi cazzo lo riconosceva senza martello? Non mi sarei mai immaginato che il Giappone sarebbe stato invitato ad un simposio internazionale come questo. Anche se in realtà penso che chiunque dubitasse essere... Ah no, ho già detto di essere onesto. È tutto grazie a te, giusto? Sei Shiro? Ma lei che cazzo stai a parlare, Yujin? Ovviamente il giudice Jigoku deve completare il set. In che senso? Esatto? Cioè che ci sono tutte le cariche in corso. Ah, ok, in quel senso, il terzetto, insomma.
Lui è l'altro uomo che 16 anni fa è venuto a Londra col padre di Kazuma e il professor Mikotoba. Lui è il terzo studente in visita. Era il terzo studente in visita. Anzi, ricercatore in visita, vabbè. Saggista, schiavista. Schiavo, volevo dire. Quindi tutti questi controlli di documenti e vabbè, perquisizione, insomma, dei bagagli al confine hanno richiesto un sacco di tempo. Devo dire che sono molto invidioso del suo status ministeriale. Non hai dovuto passare tutti questi controlli, no? Ah, sapevo che saresti stato invidioso, quanto cazzo ride questo. Come, scusa, status ministeriale? Sì, non lo sapevi? Se Shiro qui... Ma cosa? È anche il ministro... Sì, se Shiro qui, vabbè. Se Shiro è anche il ministro degli affari esteri del Giappone. Wow. È stato per la... No way. Ok. Professor Mikotoba. È stato grazie alla sua personale insistenza che tu hai potuto prendere il posto di Kazuma in questo viaggio studio. Vero, vero, Celebi hai ragione. Il vero serial killer è il professor Mikotoba. È lui il professore, quindi... È lui il serial killer. È stato ingiustamente ucciso, padre di Kazuma. Toglieteli un attimo. Anzi, no, niente comando. No. Sì, è markup. Mi devo nutrire per dire le mie cazzate. Sì, colpevole. Boh, charge, non so che sono. Vabbè, colpevole. Vabbè, grazie mille. Ah, ok. È proprio, cioè, importante proprio come lo è il suo aspetto. Sì, Naruto. Ho ricevuto un telegramma ieri dal Daddy Supremo. Ah, davvero? Sembra che ci sono venute alcune cose alla luce in un processo in cui sei stato coinvolto 8 giorni fa. Su cosa è successo 10 anni fa, quella tragedia. Sì, ci potresti dire di più? No. ok, il vostro viaggio dal Giappone. Quindi, com'è stato il viaggio fin qui? Beh, 50 giorni in mare è lungo per chiunque. Ma non è stato così brutto come quando siamo venuti qui 16 anni fa. No, è vero. In quel momento mi stavo davvero chiedendo se avremmo vagato nell'oceano per il resto delle nostre vite. Ma che cazzo gli ha fatto fare? Questa volta invece abbiamo seguito il tuo stesso percorso, quindi siamo riusciti a rilassarci e a goderci l'esperienza. Ah, quindi vi siete anche fermati nella bellissima capitale della Francia, Parigi? Veramente, 50 giorni, che cazzo fai? Sì, sì, anche se solo per una notte. E ieri sera abbiamo lasciato il porto di Dunkirk verso Dover. Proprio in tempo per il simposio, anzi, che comincia domani. Ah, giusto il tempo per far morire qualcuno oggi. Esatto. È fantastico che siete stati invitati a presenziare ad un evento nazionale, cioè internazionale così importante. Sono molto orgogliosa di te, papà. E grazie a Seishiro. 16 anni fa ci è riuscito a ingraziarsi Attorney General. Il super daddy supremo della Gran Bretagna, era quello? Beh, sì. Che adesso è la carica a cui ambisce il daddy supremo. Quindi il super daddy supremo della Gran Bretagna. Procuratore generale, mi pare che è la traduzione. Sì. Sono sicuro che è per questo che è stato invitato. E immagino che si possa dire che io sono praticamente il suo secondino. Come lo vuoi dire? Braccio destro. Suo braccio destro. Parla per te, Eugene. Tu sei close friend with the professor. Ah, ok. Tu sei eri amico stretto del professore di scienza forense in un grande ospedale. Beh, sì, in realtà non vorrei tirare fuori tutta questa storia. No, è passata un sacco di acqua sotto i ponti, cioè da allora. Ma questo non lo porterà indietro. Ok. Qualcuno ucciso dal professore, forse. Ah, ok, il padre di Kazuma, immagino. Padre di Kazuma. Il professore, il killer che ha tolto la vita a 5 membri della aristocrazia britannica, era in realtà il padre di Kazuma, giusto?
Esatto. Genshin Asogi. Genshin Impact. Lo sapevamo il nome? No. No. Però Shin. Infatti Shin. Shin A. Era Shin A. Boh, non mi ricordo. Chi era? Brett si chiamava Shin A in realtà. Non era Shin, era Oddio. Shin A, mi pare. Boh. Vabbè. Genshin. Tu papà lo sapevi, immagino. Io veramente sì, era un nostro amico stretto in quel periodo. Genshin è venuto in Gran Bretagna come detective. Come detective stava studiando le tecniche investigative a Scotland Yard. Hai capito? Non ho mai capito cosa l'ha portato a commettere tutti quei terribili crimini. Un trio delle meraviglie, un giudice, un esperto forense e un poliziotto. Mi ricorda qualcosa? Mi ricorda qualcosa? Ho tolto il microfono, ho mutato il microfono, raga, non vi preoccupate, no spoilers. Era un processo a porte chiuse, quindi il pubblico non ha mai saputo la verità. Ed è stato giustiziato with little ado, che vuol dire? Cioè, dopo poco. Sì, senza esitazione. Dei giorni sulla MSC in viaggio di nozze, mia sorella e me. Era con una sola valigia. Bello. Però in crociera bisogna di divertire, immagino. Ad oggi solo poche persone sanno cosa è davvero successo, persino nel nostro paese. Ma Kazuma, lui lo sa, lo sapeva? Se sapeva la verità su suo padre? Ah no, sapeva la verità su suo padre? No, ovviamente no. Gli è stato detto che suo padre è morto per una malattia. Tuttavia, immagino che aveva i suoi dubbi. Oh, perché? Come sai, ho provato a guidare Kazuma nella sua crescita, come se fosse mio figlio. Poi un giorno è venuto nel mio ufficio all'università e ha detto... Ho deciso che voglio viaggiare in Gran Bretagna e studiare lì. Ah, perché suo padre era morto in Gran Bretagna. Sì. Voleva indagare, in realtà. Tu pensi che voleva venire qui per investigare sulla morte di suo padre? Non lo so, ma quando l'ho guardato negli occhi sapevo che non c'era modo di fermarlo. In realtà poi è venuto fuori anche qualcos'altro in quel processo. Oh, e cosa? Beh, dato che era sparito a Hong Kong e disperso per circa un anno, Kazuma poi da allora, cioè da quel momento è tornato qui a Londra e lavorava come apprendista di Lord Morazzo. Come scus? Ma questo è nuovo, è una novità per noi. Quindi il telegramma del Lady Supremo non ha menzionato questa parte. La riapparizione di Kazuma. Che arrivano su e droppa la bomba così. E di Supremo, ma che fai veramente? Noi pure pensavamo che Kazuma fosse morto, cioè andava a vapore durante il nostro viaggio qui in Gran Bretagna. Ma non era morto, è vivo. Come tu già sapevi, vero padre? Mo lo mette all'angolo. In realtà no, quello che sapevo è che quando la vostra nave era attraccata ad Hong Kong, lui era scomparso misteriosamente. Mamma mia, veramente, scusato, canta tu. Abbiamo mandato anche un team di investigatori a Hong Kong per capire che cazzo fosse successo, ma senza alcun risultato. Ma davvero è ancora vivo di qui a Londra? Non me lo sarei mai aspettato, non l'avrei mai potuto nemmeno immaginare. Perché quel figlio di puttana non ci ha contattato? Ma che ti deve contattare? Al massimo contatta una bella guaiona, Kazuma. Ma che cazzo deve contattare un tizio barbuto come te?
non ho capito. E poi, se proprio volesse contattare un uomo, massimo contattare uno su che va, cioè, ci può, fatti da parte. Il governo, no, mamma mia, cioè, capito? Cioè, non gli ha dato le informazioni al governo. Cioè, il governo che vuole tanto bene a cazzo. Il governo e la polizia stanno cercando indizi senza alcun risultato da mesi. Governo ladro. Beh, sembra che in realtà non l'ha fatto perché aveva l'amnesia. Cosa? Amnesia? Sì, quando l'abbiamo incontrato per la prima volta qui a Londra, lui non sapeva che noi eravamo qui. Che noi fossimo qui. Ah, capisco. Ha riottenuto la memoria solo 8 giorni fa. Oh, che bello, non vedo di rivedere Kazuma. Ma è incredibile. Ma è insondabile. Sì, è quasi un miracolo. Chissà perché il Daddy Supremo non ce l'ha detto. Devo parlare con lui urgentemente. E poi va lì e lo trova morto per terra. Chissà che sta facendo Kazuma in questi giorni. Chissà se mi sta pensando. Sarebbe un errore andarla a visitare. No. Che cazzo farete qui in Gran Bretagna? No, quando vi siete stati qui. Ah, ok. Che cazzo avete fatto qui in Gran Bretagna? Ecco. Si tratta di 16 anni fa, è un ricordo praticamente ormai lontano. Ormai lontano. Eravamo qua, il professore Sus, Genshin Impact e io. Eravamo i magnifici tre. I primi studenti giudiziari che dal Giappone avrebbero viaggiato per andare a studiare. I viaggi oceanici all'epoca non erano quelli che sono oggi, Sono più i viaggi oceanici di una volta. Una volta ci rischiava la morte all'epoca. 16 anni fa. No, vabbè, insomma, madonna, cioè no, le cose erano troppo insane per la loro generazione, raga. Troppo insane. Tuo padre era proprio uno studente eccezionale all'università di medicina. No, non ho preso il computer. Lo sai, amica mia? Sì, me l'ha raccontato la nonna. Ha fatto delle ricerche ad un grandissimo ospedale londinese per studiare le autopsie. Ovviamente una cosa mai sentita in Giappone. Fra poco avrebbe potuto fare. Ancora un po' avrebbe potuto fare l'autopsia anche a Holmes con il bisturi nello stomaco. Sì. Era un posto davvero spaventoso. Praticamente, come si può dire? Schiacciato, insomma, tra il retro di una prigione e un cimitero. No, vi prego, basta tombe. Molto spesso non c'era nessuno che aveva voglia di avere a che fare con dei cadaveri che seguiva le autopsie. Amore, quanto sei bello! Quanto sei bello, amore mio, quanto sei bello! Quanto sei bello, amore mio, quanto sei bello! Eccolo! Vieni, amore. Vieni, cuccia. Vieni qua. Vino! Qua, amore. Vieni. Quindi i laboratori di autopsia avevano una relazione inevitabile, un collegamento inevitabile con i cimiteri e le prigioni. Io ti amo, Madonna. Beh, direi che non fa proprio per me. Madonna. Ti ricordi il governatore della prigione scozzese? Kaidin si chiamava, era proprio un bravo uomo. Ma dai, io sai questa zampetta estesa. Mamma mia, che zampa, sì. Mamma mia, che bella panzetta. Mamma mia, che bella panzetta. Sì. Ma poi ovviamente se durante il nostro sesto anno qui tutto è cambiato per via di quel maledetto caso maledetto quando Genshin Impact è stato arrestato.
per una serie di omicidi molto cruenti. E fai questo piede così. E fai questo piede steso. E fai questo piede steso. Allora, questa è una mossa di karate. Questa è una mossa di karate. Non riuscivo a crederci, lo conoscevo da anni. Io ero un testimone in quel processo segreto che c'è stato. Ho provato a parlare in sua difesa, ma ecco, lui c'ha i sensi di colpa. Ha detto no, devo salvarlo il mio amico. Non scrivi nulla? Non scrivi nessun messaggio? Non sapevo che si potesse fare. Ah, mi toglie l'auricolare! Aiuto! Sì, però... Ci avevano visto giusto! Hai esagerato troppo e sei stato accusato tu stesso! Aspetta, non mi sono persa. Aspetta, ha provato a difendere... il Genshin Impact. Chi? Cosa? Lui, il giudice Sus. Ok. E ha detto, il professore Sus dice che è esagerato così tanto che gli sono state rivolte delle accuse personali. Ah, ok. Strano, vero? Chissà come mai l'hanno accusato, Ma che faccia di merda c'è sto giudice? È lui il killer, Basta sapere che dopo il processo siamo stati rimandati in Giappone. Anzi, no, più che altro ti dico solo che dopo il processo ci hanno rimandato in Giappone. Che rende di più l'idea. Non c'era nient'altro che potevamo fare per salvare Genshin. Ormai era una cosa persa, un gioco purtroppo. Di merda. Ecco. No, io ci ho speso un sacco di soldi su Genshin Impact. Che meme che l'hanno chiamato Genshin. Perché si paga pure Genshin Impact. No, è un free to play gacha. Come tutti i gacha. Freemium, insomma. Come che lo quindi chiamare. C'è anche la cosa che si sì, paga. Ovvio, okay. Ovvio. Si pulla. C'è la possibilità di pagare. Acquista. Vabbè, adesso se ci volete scusare. Sì. Sì, vorrei portare sto macigno qui nella mia stanza il prima possibile. Ah, predict, ragazzi, nella valigia c'è Usonaga. Predict della vita che se è così, che se è così, voi mi dovete dire, voi dovete fondare un culto su di me se è così. Oh, ecco. Sì, scusa, non avrei dovuto trattenervi qui così a lungo. No, poi io sono una che muore soffocato, Chiamo il come si chiama? Il facchino. Aspettate qui. Lo schiavo. Scusate, è andata via correndo. Scusa, leggi un attimo tu. Vorrei rimanere a parlare ancora un po', cioè parlare ancora con voi, ma ho vari preparativi da fare per domani. Sì, certo, deve essere una grande responsabilità rappresentare tutto il nostro paese. Vi auguro tanta fortuna. Naruto. Spero che terrai d'occhio su Sato per me. Continua a prenderti cura di lei come hai sempre fatto. Arriva, sì, ragazzi. Sì. Ok, sì. Voglio dire, se qualcuno che sta badando a qualcun altro è lei che bada a me. Beh, però io apprezzo che tu ci sia per lei. Dopotutto, sono stato un padre miserabile per lei. Miserabile. Un padre tipo orribile, forse intende dire, sì, per lei. Molto delusa. Deprecabile, sì. Miserabile, opinabile. L'ho profondamente delusa. Indifendibile. Leso, è stato un padre leso, ecco. Per lei, ragazzi. Vai. Cercare di difenderlo così tanto da pensare fosse un complice. Ah, sì, ok, ha senso. Ma ci sei arrivato, Erika? Ma da quando ci sei? Io non ti ho salutato. Ciao Erika. Ben arrivata. Come scus? Allora, quei baffetti. Io voglio proprio prendere la macchinetta. Sverrateglieli tutti. Guardali, sono foltissimi. Giglia così pure il mio collega del mio team.
Vabbè, è successo, cioè 16 anni fa appunto ho cominciato il mio viaggio, il mio lungo viaggio studio qui in Gran Bretagna, come sai. Veramente, ha perso 50 giorni di vita su Sato per colpa sua per nulla. Padre di merda proprio. È proprio l'anno in cui sei stato è nata. Però 100 era... giorni, perché poi è dovuta pure tornarci in Gran Bretagna. Quindi ha perso 100 giorni, ha perso 3 mesi. 3 mesi di vita ha perso. No way. Dicevo, sì, l'anno in cui è nata su Sato. Sì, l'ho sentito. La nascita di mia figlia è stato il più grande, cioè il più grande, più bel evento della mia vita. Ma bugiardo. Ma non è troppo importante, è troppo importante. Beh, purtroppo è stato accompagnato dal più tragico evento della mia vita. Che senso? È la cosa di Pozzoli, di Genshin. No. Ah sì, su Sato mi ha riferito di una cosa del genere. Ma non è che è morta anche la madre, tipo, mentre l'ha partorita? Ah boh, anche? Forse intende in che senso? Vediamo. Ah, mi sa che l'aveva detto, eh. Era un periodo molto incasinato a casa. Ah no, ho detto solo questo. Comunque, non ti voglio rompere il caso con i dettagli. Tanto, 100 ore di gioco, facciamo 101, non è che cambia nulla, amico Tom, dico. Il punto è che... cioè, che per essere un uomo della mia età sono poco... sono diventato poco affidabile, praticamente. Ah, di quanto dovrei esserlo per la mia età. Sì, ed è successo in quel momento che Seishiro mi ha offerto l'opportunità di studiare qui in Gran Bretagna. Ma non se n'era andato questo. No, devo portare la valigia. No, sto aspettando il pacchino. Okay. Era troppo preoccupato. Ah, giusto. Era troppo preoccupato per te per lasciarti indietro, insomma. Cioè, per lasciarti perdere. Quindi forse ci sono andato pesante. Ah, ci sono andato pesante quando ho dovuto persuaderti ad accompagnarmi a Londra. Che canovaccio, in effetti. La stanza è quella, la barba è quella. No, hai detto io, ma rovinare 100 giorni della figlia, sì. Poverino, basta flammarlo. Quindi questo è quello che è successo in The Nutshell. Ed è anche il motivo per cui adesso mi sento in obbligo di dare a mia figlia quante più opportunità posso. Amore, ciao. Sì, vuole dare tante opportunità a sua figlia e poi le fa perdere 100 giorni. Di vita. Amore, vuoi venire da noi? Venire da noi, amore. Sei qui? Venire da noi? Cretina, mi si sta lavando la faccia. Ma c'è il lesino tutto umido. Vabbè, anche se il mondo non è tanto d'accordo nel lasciare tutte queste opportunità alle donne giovani, devo dire. Ma li vedi, baffi, si merita Stifle. Grazie Ori che mi sostieni. Vabbè, relatable. Capisco molto bene, professore. Le ha dato l'opportunità di viaggiare inutilmente per 100 Ah, un'altra cosa, Naruto. Se posso essere abbastanza sfacciato, ho un favore da chiederti. Favore da chiederci? Oh, davvero? Certo, che posso fare per lei? Potresti togliere. Potresti... No, vabbè, non dico cose che cringe. Chissà se con labiale qualcuno ha capito. Stai lontana la mia figlia. Beh, diciamo che ma quello? Il tema era quello. Ma è il facchino. Ma lo fa per arrotondare. Scusa, guidava... se ci ha messo tanto. Questo guidava la carrozza, no? Sì. Eh? Guidava la carrozza questo. No, ha fatto il giurato, no. Sì. Non era il giurato del caso di McGilded, ma ha fatto. Faceva il giurato. Ah, beh, sì, c'è i baffi a forma di ferro di cavallo. Ferro di cavallo, sì, era tipo il capo dei. Dell'associazione del sindacato. Ah, vero, tutti sì. I cocchieri. Sì. Segmit. Simone, scusate. Segmitina. Ehi, tu porco, leva le mani di dosso. No, Biff, tu la lasci andare. Biribina. Venire, amore. Venire. Biribina. Cucciola. Amore bello. Madonna, con la linguetta, sempre di fuori. È intuibile quello che hai detto. Vuol dire che c'hai una mente perversa, Ori. Susato. Adesso lasciate che vi prendiamo noi le vostre saccocce. Sì, lasciate che vi prenda io la vostra saccoccia.
Aspetta un attimo, coglioncello. Certo, signor padrone, mi dica. C'è l'alcol pure. Senti, quella macchina fotografica attorno al suo collo. Quella macchinaria. Attorno al suo collo, la macchina fotografica? Esatto, signore. Solo 5 scendini per una bella fotografia per commemorare un bellissimo soggiorno all'hotel. Sas. Quella spagnola e quella russa. Ah, da visitare, dici? Penso che se c'è l'occasione la spesa si può giustificare. Certo, subito. Vai, schiavo. Che carini. Come si dice? È errato perché il nostro c'ha la skin, però vabbè. Vabbè, è vero. Un po' errato. Grazie per essere... Thank you for coming with me. Ah, ok, grazie per essere venuto con me, Naruto. Ha reso molto felice papà, penso. Sì, fagli di raccontare. Secondo me quella foto sarà una qualche prova poi in futuro contro magari Jigoku, devi fargli vedere qualcosa. Non può essere un caso che l'hanno fatto. Ma gli sprite danno degli indizi, ma non hanno dato nulla in quella foto. Vedremo. Mi fa piacere allora. Ma prima siamo stati interrotti. Il professor Mikotsuba stava per chiedermi qualcosa. Ritorniamo al backstage. Favore, è vero. Flag. Credo che Iris avrà del delizioso tè in serbo per noi. Sì, andiamo. Ma chi ci vuole andare, dai? Però sono sempre più ansioso su Kazuma. Perhaps. Forse proverò a incontrare il Daddy Supremo e gli chiederò di lui. Guardare se è stato in sposa. Simone aveva pensato una cosa simile. Guarda quelle valigie lasciate lì sul trolley, sì. Non si preoccupano dei ladri? I know I am cosa un ladro. non hai visto il pacchino laggiù? Non ti preoccupare, ovviamente tiene d'occhio tutto quanto. Ah, quindi è una trappola. Un minuto mi serve. Hai rotto il cazzo. Lo so. E quindi una trappola per. Decide to catch the chancers. Studiata apposta per catturare qualunque persona ci voglia anche provare. Perché il portiere mi ha lanciato uno sguardo torvo, secondo te? Ah, fanculo. Si potrebbe dire che sembri un po' sospetto con i tuoi vestiti tutti neri, ma non è vestito tutto nero. Non è che chiunque che sia vestito di nero è un qualche tipo di ninja con l'intento di rubare. Hai visto tutti quei gioielli luccicanti lì sopra? Devono aver radunato tutte le gemme del mondo per realizzarlo. È chiamato un candeliere, no, come si chiama in Italia? Un lampadario, credo. È creato apposta per creare una illuminazione elegante in spazi larghi, cioè grandi e ampi come questo. Quindi hanno dovuto praticamente prendere tutte le gemme del mondo solo per illuminare una stanza? Probabilmente sono delle lampadine elettriche che stanno illuminando tutto. Allora, comunque per istinto credo che il favore fosse di stare lontano dalla verità. No, Ori, tranquillo, anzi mi ero un attimino alienato. In che senso? Cioè, secondo te perché dovrebbe dire una cosa del genere? Cioè, è molto da risattermi questa cosa qui, però... Che cosa hai in mente? Vai, prendere. Se provassi ad appendere una cosa del genere al soffitto dell'ufficio, si schianterebbe per terra, tipo. Forse penso che i lampadari non sono fatti per te, Naruto. quel bancone laggiù è chiamato reception.
Chiunque voglia passare la notte qui deve registrarsi lì per il soggiorno. Ok, ma secondo te perché non deve scoprire nulla sul padre di Kazuma? Perché ci so- cioè, perché secondo me per non è interesse vero che personale non sanno niente, e non è vero che la storia per sempre c'è di un solo killer e basta. Ah, ok. Questo sarebbe figo se in realtà sono tipo in qualche modo complici. Ah, quindi pensi che quello dietro il bancone sia tipo il capo. Il capo della reception? Capo, il capo tribù. Sì, credo che sia così. Mi piacerebbe stare in un grande hotel come questo per un po'. A te no? Solo per sapere come è l'esperienza. Se il prenotamento all'hotel venisse pagato con il nostro stipendio, temo che andremo in bancarotta nel nostro. Cioè, che porterebbe in bancarotta il nostro paese. È vero, Erika, hai ragione. Metto qualcosa sotto, c'è anche solo per il fatto che doveva morire e non è morto e poi gli hanno sparato. Cavolo, è vero. Io sono convinto che a sparargli sia stato uno di loro due. O il professore Susso o Jigoku. Avevamo detto anche che poteva essere stato un Nerdy Supremo. Vero? Uno di loro tre. Perché tanto Link Troll ne dice così tanto sparando nel mucchio, prima o poi indovina. Vero, a Londra la parola costoso assume tutto un nuovo significato. Ma c'è ancora tanta roba qui, perché quasi quasi mi rompo. Cioè, no, forse abbiamo già finito. Cioè, mi sono rotto il cazzo. No, ma c'è la freccia qui. Sì, ma. Sì, ma là nella primo riquadro non hai visto se abbiamo investigato tutto. Ah, io ho lasciato fare a te. Eh no, non mi hai fatto finire, me l'hai preso di mano. Ma io di solito faccio così. No, io no, perché non è che c'è ogni. In ogni pixel c'è una cosa da investigare, però. Hai fatto tutto, manca solo. Ormai se manca solo la Torre Eiffel qua, la grande esposizione, facciamo. Il tavolo no, non c'è niente. Il tavolo si è rimasto incastrato. Io incomincio un po' a sospettare che è stato incastrato, però. Cioè, non so come la prenderebbe Kazuma. Sul tavolo non c'era niente. No. Guarda lì, è una foto della Crystal Tower. La grande esibizione è uno dei più grandi e prestigiosi traguardi della Gran Bretagna degli anni, cioè in questi ultimi anni. Aspetta, Mori, ma ti dà problemi di lag? C'è il cambio della qualità? Perché sennò posso provare ad abbassare un po' io il bitrate. Chissà quanto è alta. Dopo tutto rappresenta il the pinnacle, l'apice. L'apice degli progressi scientifici in così tanti. Su più così tanti versanti, ecco. Adesso tanti metri. Vabbè, guarda che vicino ai miei alloggi all'università di Umei, guarda che c'è. C'è un cammino alto 20 metri. Un cammino alto 20 metri, cioè. Quello che lo sorveglia lì dice sempre che è il più grande, il più alto oggetto di tutto il vicinato. Aspetta, Mori, aspetta. Andiamo a fare un colpo gombo. Amore! E Madonna, che carino! Vieni! Che carino! Segmi! Vieni, amore! Vieni, amore! Piccino! No, da OBS devo. Bello! Amore! Non premi le tasti sulla tastiera! Vieni, amore! Ce la posso fare! Bello! Madonna, vediamo se migliorano le cose per te, Mori. Sì, ne sono sicuro. Sai che. Ah, sì, sai che oltre al canale in Parigi c'è una torre che è alta più di 300 metri. Assomiglia anche alla torre di cristallo. Oh no, quante volte più tanto più alta è rispetto alla al cimiera dell'università? La ciminiera, sono ricordo. E poi se è così alta, come fa? Come fa? Ah, perché lui pensa sempre che sia un camino. Come fa? Cioè, come fa a funzionare? Il fumo si bloccherebbe, no? Non credo che sia quel tipo di torre, Narodo. Come sempre, dialoghi, esatto. Allora, vediamo cosa c'è. Allora, io andrei dal Daddy Supremo. Non me frega un cazzo, guarda di. Non me frega proprio un cazzo, guarda di Iris, di Holmes. Un cazzo.
cazzo, noi dobbiamo andare da Kazuma. Madonna, oh, santa, il barocco, madonna, madonna, che bello. Ragazzi, mamma mia, il mio personaggio preferito Baroque, ecco. Ma è fanculo, il mio personaggio preferito Baroque, è lui ragazzi. Falso di merda. Il mio personaggio preferito Baroque. It's the final countdown. Qui c'è la bozza finale del opening, cioè della dichiarazione d'apertura, sì, per il processo di domani. Sei sicuro che intende il processo e non l'evento? Che c'è il simposio? Boh, aspetta. Secondo me parla del simposio. Sì, del programma di domani. Sì, sì. Ok, ho aggiunto a quella che hai scritto tu in originale le figures you asked for from the yard. Cioè, figures in che senso? The figures. Vediamo cosa risponde. Capisco, è bel lavoro, grazie. Cifra, importo. Non lo so, i calcoli, non lo so. Boh, vabbè, gli ha chiesto di aggiungere al quello che ha scritto, alla bozza che ha scritto lui, delle cose da Scotland Yard. Ok. Le cifre. Ah, le cifre. Prego, Daddy Supremo. Ah, le cifre, ok. Le statistiche, le cifre, ok. Ah, ok. Vabbè, forse da Yard, nel senso inteso dal tipo dai forense. Amore! Dal dipartimento forense. Boh. Madonna, che carino! Ma che sta facendo Lord Bonazzo qui? Dai, musica di Draculo, ti prego. Sembra esserci un sacco di tensione nell'aria, vero? Questo pasto è soffocante già così com'è. Non ci serve molta più tensione di così. Ma ormai Madonna mia! È tuo amico. Mamma mia. No, questa sa. E mie scuse. Non mi sono accorto che siete entrati. La tua bassa statura e il tuo vestito nero ti rendono invisibile. Questo vestito nero ancora, mannaggia il cazzo. Che succede, Mori? Non è migliorata la... Ho abbassato il bitrate. Oh no, è colpa mia che mi vesto di nero, ne sono sicuro. È colpa mia che... Madonna, vedi che tac arriva quando c'è Lord Bonazzo. Sì, ma non c'è... non si vede Lord Bonazzo, è come se non ci fosse in questo no, momento. No, non è vero, c'è. Ciao tac, ben arrivata, come stai? Ciao tac. D'ora in poi ti devi vestire di bianco dalla testa ai piedi ogni volta che vieni qui. Piedi. Amore! Molto bene, quindi, Naruto. Ehi, vostro onore, eccomi! Uccidetemi ora! È il mio stesso mood. Il mood mio della vita. No, il mio di oggi. Il mio della vita. Il mio di oggi. Vai. Qualcosa non va? Forse fa troppo caldo qui per te. Sì, ci sono due gnocconi, ovvio. Anche a me farebbe caldo. Oh no, per niente. Cioè, non mi sarei mai aspettato che una stanza avesse una tale temperatura così perfetta. Si è alzata quando c'è Lord Bonazzo. L'hai visto comunque. Mi spacco. Se ne sei così sicuro. Comunque le perle di sudore che ti scendono dalla faccia mi suggeriscono altrimenti. Per via delle frecciate, cioè dello sguardo, come si dice? Dello sguardo, no, sì, ma inteso proprio delle... Tipo che gli lancia... Delle occhiatacce, sì, che mi stai lanciando. Come sicuramente sai, il mio simposio internazionale della Centro Forense inizia domani. Il mio simposio, l'egoismo. Ciao Runa! Amore! Stiamo giocando a Day Saturni, è una serie in cui praticamente vesti i panni di un avvocato e devi risolvere casi, difendere i tuoi clienti, catturare i colpevoli, diciamo, smerdare i colpevoli in tribunale. Molto bello. E Runa, non c'è qualcosa che vorresti scrivere in chat? Anzi, tuo padre è arrivato... cioè, ho sentito che tuo padre è arrivato a Londra proprio oggi, signorina. Madonna, una scimmia! Madonna! Ma hai visto com'è salito? Ah sì, esatto, vostro onore. È molto onorato di essere stato invitato. Abbiamo ancora gelati? Madonna! Madonna, sei un gelato adesso! Già mi... Non lo faccio squagliare, sì, no, all'istante un gelato adesso. Farti scendere la temperatura. Lo faccio squagliare all'istante adesso un gelato se me lo prendo in mano. Come, perché? Runa, ma tu chiedi le cose? Va bene, Runa, ok. Cosa, perché? No, mi ha chiesto di aggiungere una certa cosa in chat.
E poi ora fa finta di nulla. Va bene, Luna, va bene. Cioè, non fa nulla. Fa nulla. Dicevo, c'è ancora il gelato. Io sì. Uno non ho mangiato. Allora vado a prendermelo, tu lo vuoi? Sì. Lascio i restanti preparativi per la riunione, meeting room, cioè per la meeting room, diciamo anche in italiano, nelle tue capaci mani, Lord Monazzo. Sì, le capaci mani di Lord Monazzo, cos'altro sanno fare? Grazie Rika, meno male che ci sei tu, meno male che ci sei tu. Che vado a prendere il gelato. Runa, cioè, basta, non mi parlare mai più Runa. Mai più! Buongiorno! Provvedo subito. Capaci mani, tac. Capaci mani. Sì. Ti ha lanciato un'occhiata molto fredda quando se n'è andato, vero? Non so, ma io non ho fatto niente, no? Devi metterlo prima il punto esclamativo. Ecco, brava Runa. In questi giorni i miei piedi sono stati a malapena per terra, devo dire. Piedi? Ha detto. Fallo mangiare prima a me. Fallo mangiare prima a me. Ah, ok. La mia devota, cioè il mio devoto braccio destro, la mia devota braccia destra, dopo tanti anni, è stata recentemente messa fuori gioco in maniera spettacolare. Mi dispiace sentirlo. E la tua mano sinistra funziona ancora. Oh, porca puttana. Naruto, sta parlando della dottoressa Sight, coglione. Non l'avevo capito io. Ma sei scemo. Non l'avevo capito. Oh, vabbè. Quindi cioè, tu e lui uguale, ma così. Coglione uguale. Ah, sì, certo. Mi dispiace tanto. Stavo solo e... Vabbè, lascia stare, non hai fatto niente di sbagliato. Sono stati i misfatti della dottoressa Sight a far precipitare la situazione. Simone di uno su me. Messi da 5. Non avevo ancora visto le mie emoticon messe qua. Guarda, si possono fare anche cose carine, tipo. Fatti la testa. Sì, ma io pensavo che si unissero le mani, invece no, non si uniscono. No, vabbè, proprio c'è sempre comunque sempre uno spazio purtroppo tra. Perché avevo fatto il cosino rosso che esce quando tu batti le mani insieme, che doveva essere tutt'uno. Ah, però guarda che in realtà queste emoticon così rende molto, perché ci sono proprio persone che fanno tipo, ne so, Kirby e lo fanno separato per farlo grande. E si vede proprio col buco in mezzo. Che bello. Invece così, visto che si tratta di un high five, comunque sì. Sono separati, secondo me rende molto bene. Vabbè. Sei contenta, Runa? Non ti devi preoccupare più di tanto. Sarebbe molto più facile farlo se non fosse per l'occhiataccia che mi stai lanciando. Lord Bonazzo sta svolgendo un lavoro encomiabile per tenere tutto in piedi. Anche se purtroppo il suo apprendista manca da ieri. Oh, come manca? Che è successo a Kazuma adesso? Per te, Runa. Ma Lord Bonazzo... fare un attimo esamina per vedere se si vede. Si è andato. Ah? Si è andato. È andato a preparare andato. Le altre cose per la riunione okay. Di domani. Non molto tempo fa il numero di visitatori della grande esibizione ha superato i 30 milioni. 30 milioni? Ci sono persino così tante persone al mondo? Per fare un paragone, c'è una proporzione nel Rodo, la popolazione della capitale imperiale Tokyo è di 2 milioni di persone. Aprirò il simposio. Nell'auditorium. Nell'auditorium dell'esibizione. Ah, ok, della grande esibizione. Nel principale auditorio della grande esibizione. No, del Biale d'Anzio. No, lui la cosa del discorso di apertura. Sì, vabbè. Questo evento lo stiamo preparando da 2 anni. 2 anni di preparativi e di negoziazioni con altri paesi.
sembra davvero un traguardo incredibile. Congratulazioni. Ragazzi, se creo anch'io un evento e ci metto 2 anni a farlo, venite, partecipate. Il XX secolo vedrà l'adozione delle tecniche investigative forensi. E la cooperazione tra le organizzazioni di polizia di tutto il mondo sarà essenziale. Ed ecco perché. Nelle colombe, ovviamente. Ok, questo primo simposio doveva essere proprio tenuto qui, nel cuore del nostro grande impero britannico. Così che Scotland Yard possa diventare l'organizzazione investigativa più importante di tutto il mondo. Cioè a capo, insomma, di tutto il mondo. È lo stesso di sempre, vedo. Questa sua passione è davvero encomiabile. Sei davvero molto appassionato di questo argomento, immagino, Narudo. Sì, perlomeno non si è addormentato stavolta. Sono l'unica persona in questo paese a cui frega davvero qualcosa del futuro della scienza forense. Era proprio la mia intenzione diventare il super daddy supremo di sua maestà per riformare Scotland Yard dalle basi. Quindi la disgrazia che è avvenuta al team di investigazione forense purtroppo è stato un duro colpo alle mie ambizioni. Il team di investigazione forense. Ho creato per la prima volta il team di investigazione forense 1 anno fa. Diciamo che era un esperimento all'inizio. Con la dottoressa Saita a capo, credo che intenda dire a capo. Ok, stava ottenendo degli incredibili traguardi. Stavo quasi per cambiare il nome appunto del team e appunto elevarlo al rango di un vero e proprio dipartimento di investigazione forense. Ciao babbo, come stai? E adesso non lo puoi fare? Ciao! Ovviamente, ovviamente no. Nessuno vuole sentire parlare di esso al momento. Persino io non posso tenere fuori dai giornali questa storia. Mio caro babbolone, Link mangia me come quel gelato. Soon, babbo. Soon, very, 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 very soon. Che lo vedi a Romix. Sì, abbiamo delle cose da fare. Probabilmente un letto da condividere. Porta preservativo. No, non c'è bisogno. Siamo sani. Facciamo solo. Cioè nel senso un filo, cioè. Scusate, raga, oggi è così. Oggi è così. Scusate. 6 milioni di londinesi staranno sicuramente maledicendo la scienza forense al momento. Questo accidente praticamente ci riporterà indietro, cioè riporterà tutti i progressi nel nostro campo, del nostro paese, almeno indietro di 10 anni, direi. Quindi queste sono le ripercussioni non volute del nostro processo. Però non potevamo semplicemente ignorare quello che era successo. Certo che no, dovremmo essere tutti grati verso di voi. Comunque... riformerò comunque tutto il sistema, diciamo, di polizia di questo paese quando diventerò Super Daddy Supremo. Forse questo potrebbe ritardare i miei piani, ma non li cambierà. Niente mi impedirà di farlo. L'apprendista scomparso. Riguardo all'apprendista di Lord Bonazzo. Ah sì, anche per me è stata una sorpresa, devo dire, che eravate vecchi amici voi. Quando è che è diventato apprendista di Lord Bonazzo? È successo circa 3 mesi fa. Un uomo asiatico non identificato è stato appunto catturato, come dire, dalla polizia del confine. L'hanno trovato che era nascosto a bordo di una grande nave cargo. Ci sono, ragazzi, ci sono. Oh mio Dio! Vedete assente. Quindi è stato, diciamo, è arrivato qui come naufrago. Cioè come naufrago, come... No, come naufrago, volevo dire come clandestino, ecco. Non aveva delle carte con lui per identificarlo, nessun passaporto e soffriva anche di amnesia. Se non per il fatto che chiaramente era di discendenza asiatica, non c'erano indizi su chi lui fosse. Quindi ho deciso di assegnarlo a Lord Bonazzo.
in modo che potessimo tenerlo d'occhio. Ma allora perché la maschera? Ah, ok, non volevo dare delle noiose spiegazioni alla Dubanasa su perché avesse un apprendista dall'Oriente. È perché invece era molto difficile spiegare perché indossava la maschera. Vabbè, in effetti. Comunque si sta dimostrando di grande aiuto a Lord Bonazzo. Ci sono, ho molte delle grandi speranze per il suo futuro. Comunque, sai dove è andato a finire? Non ne ho idea, ma credo che per ora abbia lasciato Londra. Oh. Immagino che anche voi non lo sapevate. E prima della cosa, Babbo, ti sto mandando una cosa. Una voglia di gelato a causa. Ah, ho detto a casa vostra, dicevo. Sto dicendo, ma devi per forza venire a casa nostra per prendere il gelato. Ero un po' confuso. Ero super confuso. Vabbè, che il padre di quell'uomo era uno dei più terribili criminali del nostro paese, intendo. Genshin Asobi. Genshin Impact. Proprio lui. I primi del padre di Kazuma. Quello che abbiamo appreso dal processo di 8 giorni fa è stato un grande shock. First reaction shock. Scoprire che il padre del mio amico era... Ah sì, Genshin Asobi. Il caso del professore di 10 anni fa ha causato un casino qui in Gran Bretagna. Erano degli orribili omicidi, senza precedenti. Usare un cane feroce come arma del delitto. E nessuno avrebbe mai creduto che il colpevole fosse uno studente straniero invitato a studiare qui dal governo. Quindi la vera identità del killer non si poteva rendere pubblica e non può essere resa pubblica neanche ora. Nessuno nel vostro paese sa che è stato lui e neanche lo sanno i cittadini di Londra. La principale motivazione era cioè evitare di aggravare le relazioni tra le nostre due nazioni in quel momento, se ho capito bene. Esatto, tuttavia... bisogna tenere conto che c'erano alcuni che supportavano l'apparente causa del professore. Come, scus? Supportavano un killer, un serial killer? La maggioranza delle vittime di quell'uomo were blight on the aristocracy of the day. Blight. Erano delle merde. Erano sì, il degrado dell'aristocrazia di quei tempi. Ironicamente le loro morti sono state praticamente un beneficio per tutta la società. O comunque questo era quello che credevano alcuni a Londra. Io non sto riuscendo a mangiare il mio cazzo di gelato. Hai ragione, scusa, un minuto preciso, scusa. Capisco. Però comunque era un omicidio, no? Mi sembra molto simile, vero? All'idea del mietitore del bastione. Ci sono. Noi andiamo. Allora, scusate ragazzi, sono tornato. Allora, mi dite... mi fai un resto? Vabbè, mi riguardo dopo il recupero dopo la live. No, ha detto che praticamente allora. Kazuma... No, dimmi. Che Kazuma è arrivato 3 mesi fa come clandestino su una nave cargo. L'hanno trovato alla polizia del confine. La polizia del confine l'ha trovato. Non aveva documenti, non aveva un cazzo. Però era asiatico, avevamo visto che era asiatico. Allora, a Hong Kong questo? No, qua, a Londra. E perché a Hong Kong hanno fatto scalo a Hong Kong e non c'era il corpo? E che cazzo ne sappiamo, era stato nascosto. Visto che era asiatico, allora l'ha messo come apprendista di Lord Bonazzo. Però gli ha messo una maschera perché non voleva stare a spiegare a Lord Bonazzo perché gli dava un apprendista giapponese. E poi ha detto che... Vabbè, ha detto che l'arresto della dottoressa Sight ha ritardato tutto il suo sogno di riformare tutto il team di investigazione forense. L'avevo visto. E poi ha detto che per quanto riguarda l'omicidio, cioè gli omicidi del professore, ha detto che tutti gli aristocratici che aveva ucciso erano tutti feccia dell'aristocrazia e quindi alcuni londinesi addirittura erano contenti. Cioè supportavano la causa del professore perché dicevano che così l'aristocrazia era stata ripulita da ste merde. Insana sta cosa. E Susato ha detto questa cosa ricorda molto il caso del mietitore. Ah, è vero.
Sì, perché alla fine quelli che muoiono sono le persone feccia, che magari sono colpevoli ma vengono salvati dalle strutture della, della legge. Io venerei a casa vostra per il gelato e anche per Secret Madonna. Comunque anche Giadi si era persa, hai visto? Hai fatto questo assunto e è valso anche per lei. Ci devo mangiare il gelato a Ili. Mi dispiace Mori, ho abbassato pure il bitrate. Non so come mai ti fa così. A primo appuntamento. Dov'è? Su Real Time? E in effetti fratello di Barok, oh! Nessuno tocca il fratello di Barok, che era buonazzo. Era feccia. Che era un fratello bonazzo lui. Era feccia. Lord fratello bonazzo. Quindi tu mangia. No, stai ferma! Ho detto mangia il gelato. Ok, allora. Move. Quindi ci tocca andare, vabbè, non ci voglio andare, la Iris è fatta. Anche a te stasera lagga, ma che. Perché? Guarda, la vanga è ancora qui. E dai, lo sai, una pala. Vabbè, non mi è passato, non ci è voluto molto per riaccendere la discussione. Ho un'idea. Diamogli un nome, come faceva Aerobrain. Poi è diversa la musica. È tipo remixata, ci sono più strumenti. Si è remixata, tipo, ci sono dei più strumenti. Come Aerobrain che dava un nome ai suoi tipo al suo cacciavite. Ah, non ci avevo mai pensato. Allora chiamiamola Ryunosuke. Perché? Sei a 360p, ma scusate. Sì. Raga, io non sto perdendo nulla qua. Non sto perdendo nemmeno un frame. Quindi come mai? No, è chiaramente più una susato. Oh no, adesso lo stesso litigio di prima. Cioè, è cambiato ma è sempre lo stesso litigio di prima. Oh, guarda! Uff, si mette a studiare gli ragana. Ma c'era già qualcosa? No, sì. Non era apparecchiato così. Non era apparecchiato così. Allora, ragazzi che avete già giocato al gioco, era apparecchiato così? Io dico di no. Vabbè, comunque non me ne frega un cazzo. Se parlo con lei mi dirà tipo cosa facciamo adesso. Non ce ne frega un cazzo. Vabbè, andiamo nella show. Ciao Vish. Tu di più. Non so come mai avete questo problema entrambe oggi. Ve lo giuro raga, l'ho abbassato anche il bitrate. Che palle. Ho abbassato il bitrate. C'è la qualità modificabile. Cioè, the fuck. E il mic low? Come il mic low? Il gioco è altissimo, il mic low. Come, Vish? Ma come boh? Regà, ma mi fate passare per un pazzo che si immagina le cose. Non c'era tipo. Quello era il tavolino, tipo dove c'era la lettera, il telegramma che aveva ricevuto Susato. Ed è un tavolino brutto, grullo. Ma la maschera sul tavolo? Nulla. What? Oddio, c'è Kazuma? Vengono a trovarci Kazuma? C'è anche un giornale. Ma che è? È un bambino o è un napoletano? Cosa è? Come cacchio si chiama? Di Your Turn to Die. Chi è? Waluigi? Sì. Now. C'è un bebè, è il bambino di Waluigi, del soldato. Ma che cazzo? Il volume alto su questo gioco è fondamentale. Vero. Forza colpa di Tac. Un uomo che urla in un modo unflattering, che significa? In un modo poco lusinghiero, non so che cazzo. Disturbando. Pensi che qualcuno stia morendo? La parte della musica di tensione. Forse Holmes. Proprio Holmes bimbo che piange. Waluigi, madonna che nostalgia. Quando cazzo finisci Your Turn to Die? Oh mio Dio, spero di no. Ma che cazzo sono questi? No, perché sta musica la odio. È la musica di due dementi sposini. Non la fanno mai più. Che cazzo ma sono gli scienziati. Sono Holmes e Iris che si sono trasformati.
Mon ami, che cazzo sarà? Mio caro amico studiato. Trompi questo comportamento poco dignitoso. Ma che cazzo sono sti coglioni? Guarda i loro sono capelli. Irlandesi, allora. Sono rossissimi. Però lui ha detto mon ami, quindi sono francesi. Vabbè, sono Ginger. Sta musichetta, che rabbia sta musichetta. Credo che debbano essere clienti di Olus. Ok, voi due, adesso verrete con me. Fino in gattabuia, credo che sia. No, non in prigione! È buio, è brutto, non mi piace! Ma che cazzo? Ah, l'oscurità è mia amica, io non ho paura. Che cazzo? Ma tu hai sempre paura dell'oscurità? Muta gula! Muta gula! Mi siederò tranquillo come un goblin nell'oscurità e pianificherò la nostra prossima rapina. Ah, ok. Va? Non mi piace. Il potere del panda rosso! Oddio, è vero, anche l'abbiamo visto tra i Red. Molto bene, finiremo tutto proprio a Scotland Yard. Adesso muovete il culo. Ciao Gina, divertiti. Certo, grazie Iris. Grazie, grande detective. No, ma dopo sti due sono così disturbanti e disturbati che saranno testimoni al processo di questo caso e faranno perdere un sacco di tempo. Già lo so. Ma gli imputati in realtà raramente li chiamano a testimoniare, quindi forse ci salviamo. Gli imputati? Li stanno accusando, li difenderemo, immagino. Ma è un furto questi qua che sono stati accusati. Vabbè, pure... Sono due coglioni che vedranno qualcosa e testimonieranno al processo e siccome sono, si è già visto che sono due cagacazzo, faranno perdere un sacco di tempo quando testimonieranno. Non lo so, perché alla fine anche altre cose, che ne so, anche il negozio dei pegni partiva tutto da un furto. Ovviamente poi... sono i testimoni, sono scemi, ecco, vedi, pure Sweet Mary lo dice. No, sono i clienti, saranno i nostri clienti. Ah, oh, Gina è proprio brava come detective, non è vero? Ma che ne sai? Non sai, magari sta mandando a morire degli innocenti. Questo è il penultimo, Ori. Susi, Runo! C'è un numero? Quarto. Ciao, Iris, siamo tornati. Allora, avete trovato... Cioè, hai trovato tuo papà? Ma cosa? Il Daddy Supremo? Sì, certo. Sì, siamo arrivati all'hotel proprio poco prima di lui e il suo amico. No, stavo. Ah, che bella notizia! Spero anch'io di rivedere presto mio papà. Come dire? Lo vedrai, ma in foto forse. Sì, certo. Dottor Watson, John Watson. Quindi Iris, tutto ciò che rimane adesso è is that greatest of problems known to man? È quel, cioè, è il più grande dei problemi conosciuti all'umanità. Le donne. Ma che Oddio, ma ci sta incredibilmente bene con la skin. Ci sta insanamente bene con la skin. Però ora voglio vedere anche con gli abiti normali come sta. What the fuck? No, voglio vederlo anche con gli abiti normali, aspetta. What the fuck? Ma perché? Cosa? Uccidetemi. Cioè, sicuramente con l'abito normale cozza un sacco il rosso. Però lo voglio vedere comunque. Oddio, no, Mori aveva pianificato tutto. Puoi cambiarlo un attimo solo per vedere com'è e poi gli rimetti questo? Si può fare? Credo. Mori aveva pianificato tutto, Mori. Aveva fucking... Tette, sì. No, le tette ritornano, però voglio un attimo vedere com'è con la skin normale. Aveva pianificato tutto, Mori. Mori mastermind. Mastermind, veramente. Mastermind. Che cazzo è successo? Gli
vestiti di casa, non c'ha il... Ah, è vero, non c'è il cappotto. Vabbè, allora più tardi, poi quando sta vestito con gli altri abiti, quando dovrebbe stare vestito, perché ci avrà sempre la skin giapponese. Vabbè, ma ormai... Però, ormai... ok, comunque vedi che sta bene anche così, eh. Ma io direi, cioè, ormai... No, no. Ormai ho messo questo, cioè, ormai no. Lascio questo, no. Dai. Cioè, ormai l'ho messa no, no. E la lascio. No, no. No, ormai, torna indietro. Ormai la lascio, dai. Torna ragazzi. Indietro. La lascio, dai. La no, lascio. No, non stai onorando, non stai onorando la tua promessa fatta a Mori. Ma scusa, ma perché devo tornare indietro? Cioè, devo andare... Perché... Devo mettere... Cioè, devo schiacciare perché così. Sei un uomo vile se... Cioè, allora, devo andare qua. Sei devo vile fare se fai back questa cosa. Back to title... Cioè, poi devo... Torna alle tette. Cioè, devo fare back to title. Guarda quanto tempo stiamo perdendo, raga. Cioè... No, vabbè, la comunque, lascio, comunque la dicevo... Dicevo che comunque sta bene anche con gli abiti normali, con questi capelli, non è che vorrei dire. Vedi, Mori c'ha pure la live bloccata, quindi... Cioè, se non vede lei la live, che senso ha? Scusate, no? Ci muoviamo. La live... La chat che insorge. Tette Scholz. Sto per bandare. Per tutto il caso avevamo detto che la tenevamo. Bene, bene. Però sì, quando ritorna... Cioè, quando dovrebbe indossare gli altri abiti, voglio vedere poi anche in quella mise come sto. niente, Mori. Trollavo, dicevo che non avrei più rimesso la skin giapponese. Trollavo. Vabbè, ma prima che ci preoccupiamo di questo, credo che ci vuole un po' di tè, non credete, miei cari amici? Miei cari amici? Ma ci sono due maschere. Vabbè. Cioè, è uguale questa qui, Qualcosa non va, Naruto? Madonna, che topo pure con sti capelli, porca puttana. Ma gli ha sparato, secondo me gli ha sparato in faccia Iris, no Iris. Gina gli ha sparato in faccia il bazooka col colore rosso. Ma perché poi il rosso, cioè i capelli rossi con gli occhi azzurri, cioè porca troia, no, troppo bello. Vai. Dai, ma non dite a Mori che volevo tenere la skin classica. Era un meme, dai, stavo trollando. Lei non può sentire il mio tono di voce, poi lei pensa che ero serio. Vai. Il mio duro lavoro. Gli dici per favore a Mori che era uno scherzo, che mi trollano in chat. Era un memes. Che c'è? Ho un boh, cos'è? Un brufolo in faccia? Una briciola forse. Sì, che stavo trollando, regà, dai, ma che opinione avete di me, ragazzi? Cioè, pensate che non mantengo le promesse. Va bene. No, non proprio, sulla tua fronte. Ma più che altro sulla tua testa, direi. Venite, tutti quanti, ho fatto un tè buonissimo. E allora, sì, vabbè, insomma, un infuso buonissimo. E l'ora del tè. Ma no, che non l'avrei tenuto normale. Smettete, dai. Ma si sentiva da come parlavo, che facevo, vabbè, ma ormai che l'ho cambiata. Cioè, non avete senso dell'umorismo, ragazzi. Suo humor inglese non la lascia mai. Ma che cazzo succede qui oggi? Veramente, infatti vi avevo chiesto oggi di non flammare, siete i più cattivi del mondo. In questo caso sediamoci e beviamo. Sto aspettando un ospite più tardi, cioè aspetto un ospite per dopo, come si dice. Dovevi accoglierlo per forza vestito di rosso, capito? No, parla, chiedigli i capelli. Diverso, cioè, tipo questo. Ho capito, vabbè. La maschera che Kazuma indossava quando è stato assegnato a Lord Bonazzo come suo apprendista. Eh sì, ve l'ho servito in un piatto d'argento. Dopo che se l'è tolta dopo il processo l'altro giorno, l'ho raccolta io. Ah, ecco, semplicemente. Dovremmo ridargliela, immagino. Mask the mask. Ma adesso gli sono tornati i ricordi, no? Non posso fare a meno di pensare che potrebbe dirmi freddamente di indossarla io. Ma cosa? Ma perché ma non dovrebbe? È il tuo migliore amico? Perché dovrebbe? Che cazzo c'è? Che cazzo c'è di Onosuke?
Questa sembra l'edizione della scorsa settimana. Su spam di Instagram, non lo so come è mai partito due volte. Anche poco sopra. Mi sa che ogni tot minuti, se vengono inviati tot messaggi, lo spam. Cos'è quell'articolo cerchiato in rosso? È una colonna di una pubblicità. Dice: stronzi. To the Red Headed League, ok? Alla Lega dei capelli rossi. Oddio, è tipo un messaggio in codice. Vai. What? Merda, mi sa che anche questo è qualcosa relativo a uno dei casi di Holmes. Un raccolto di Holmes, esatto, Rico. Cioè? Non me lo ricordo, però sta cosa dei capelli rossi mi si era accesa una lampadina. Se tu, quando scendi la prossima volta a casa tua, per no, favore, troppo pesante, troppo ti prego, troppo. E potevi dire, diceva mia madre, li metterlo nel pacco che ha spedito oggi. Dio delle città. Ho comprato. Vabbè, tanto ci devono venire a trovare poi i miei, penso, il prossimo mese, quindi gli dico di portarlo. Ok, ho comprato un libro della Newton Compton, mi pare. I Mammut si chiamano. Sono usciti un sacco di libri che sono, ve lo giuro, raga, giganti. Era tipo alto tanto e spesso tanto. Era uscito tipo un libro che ne so, che aveva tutte le opere di Nietzsche, per dire. Tutte cose di Tizio, di Caio. Ne hanno fatto uno proprio con tutti, ma proprio tutti i racconti di Holmes e i quattro romanzi pure, tutti in un unico libro. Io l'ho comprato, all'epoca l'ho letto tutto, sarà stato 15 anni fa, non mi ricordo quando è stato. Poi io l'ho preso da lei, che spoiler, forse ha letto 20 pagine di quel libro. Non ha letto niente, a posto. Ed è rimasto lì a casa sua e non l'ho più visto. E quindi, siccome ora giocando a questo gioco mi sta venendo voglia di rileggermelo. Che dovevano preparare o tradurre l'enciclopedia britannica. Ah, quello che ho io. Rica, bellissimo. Libro giallo Mammut, sì, su 600 pagine, sì. Quello che hai nel comodino. I Mammut sono tradotti malissimo, bene. Sì. Vedi, allora ho fatto bene. Ti odio. Mi dimentico, mancano pure delle pagine. Ma scusa, non hanno semplicemente preso dei libri, hanno fatto un collage, l'hanno proprio tradotti loro stessi, boh. Alla Lega dei Capelli Rossi. La Lega dei Capelli Rossi. Che cazzo sarebbe? Cioè, niente, stavo vedendo una storia di Obi. Non lo so, non l'avevo mai sentita per nominare prima d'ora. Che c'è? Ho qualcosa in faccia? Beh, chiaramente ci riferiamo ai tuoi capelli. Ok, sembra una cosa molto sospetta. Hai visto che bisognava farlo il giornale? Hai visto? Vediamo che dice qua. Qui deve mettere le sue ultime idee. Vediamo. Ah, sembra di aver fatto. Oddio! La cosa degli omini stick! Questo è pure un altro racconto di Holmes. Era tipo un messaggio in codice fatto con degli omini stick. Ah, davvero? Sì. Tipo, che ne so, c'era l'omino che faceva così, l'omino che faceva così, l'omino che faceva così. E tipo appunto si trattava di un messaggio cifrato. Non me lo ricordo come finisce, però c'era tipo gli omini danzanti, mi pare che si chiamava, una cosa del genere. Sì, io pure li avevo letti e non ho notato niente di strano. Secondo me è meno naturale che potesse prendere una tinta. Sì, esatto, è proprio un rosso innaturalissimo. Gli omini danzanti, mamma mia, mi ricordo tutto anche a distanza di anni. Ah, gli omini danzanti, ho capito. Aspetta, ok, tutto quello che viene scritto è mele economiche al mercato, ok. Ma cioè, questa era la frase, spero sicuramente questa è la frase. Vabbè, scusa, di quelle piccole figurine parlano? Tutte le tue risposte e tutte le tue domande avrebbero una risposta se solo leggessi l'edizione del Lawrence Magazine di questo mese. E quindi sono l'unico che non capisce un cazzo di tutto questo? Non ci capisce un cazzo. Vediamo che sta scrivendo adesso invece. Vabbè, se vi ricordo bene, questo enorme affare qui è chiamato macchina da scrivere. E pensare che ognuna delle avventure di Sherlock Holmes è sbocciata proprio da questo macchinario.
si può giocare Kingdom Hearts con l'emulatore? Credo di sì, esiste un emulatore per tutto, I guess. Pure per Switch. Quindi immagino di sì. Penso che esistano anche emulatori di PS2, PS3, PS4. Insomma, sì. Però, cioè, preparati perché Kingdom Hearts è lunghissimo. Forse ti conviene giocare a The Story So Far, che alcuni cosi proprio li salta più e pari. Alcuni giochi tipo li hanno fatti diventare solo delle cazzi, non mi pare. Ah, oh, è davvero un sogno. In realtà l'altro giorno l'ho provata. Le barre di metallo che si muovono quando premi sui tasti si sono tutte attorcigliate, hanno fatto incazzare Yis. Questa cosa ha fatto incazzare Yis. La ruodo. Stai rovinando i miei pensieri sognanti, non farlo più. Ho fatto incazzare Susato, anche Susato adesso. Parliamo. Anzi, prima. Basta. Sentiamogli qua. Anzi, no, partiamo prima. Che dice? L'hai detto già? No. L'accanto dove è questo? C'è adesso un altro posto disponibile. Ah, però dice: otterrai 4 stelline alla settimana se hai i capelli rossi. Siccome Holmes è sempre squattrinato. Perché? Oh, Red Headman War Sounding Body and Mind at the Age of 21 Years all'Elite. Prepare il prezzo per l'amore. Ah, beh, sì, dice: tutti gli uomini sopra i 21 anni, sani di mente e di corpo. Most fantastic money making opportunity. On the morning of the 31, ma il 31 era ieri. Quindi se li ha fatti ieri ancora non li ha. Sembrerebbe che qualcuno ha cerchiato un avvertimento, sì, un avvertimento, una pubblicità in questo giornale, Holmes. Con la pipa giapponese. Alla. Che cosa c'aveva poi in. La pipa. Sembra una pipa così, aveva. No, però. La pipa normale, ok. La pipa normale, sì. Alla lega dei capelli rossi, ti fa pensare a qualcosa? Stavo pensando che forse si potrebbe essere correlato ai tuoi capelli rosso fiammante, tipo. Mi hai sgamato, Naruto. Quindi alla fine hai capito i miei metodi, Naruto. Come applicare sì. I miei metodi. Come, scusa? The first season. Prima di tutto è indispensabile osservare. Ah, è indispensabile l'osservazione, sì. Credimi che avrei potuto vedere quei capelli anche con gli occhi chiusi. Vabbè, allora lascia che ti delizi, insomma, con i dettagli delle mie ultime imprese. Deliziare o rompermi il maledire. Cazzo? Visto, abbiamo sbloccato. No, ecco. Kazuma. Ah, sì. Madonna, lo dobbiamo affrontare su Kazuma. Mentre è vestito così, con i capelli rosa. Ma chi erano quei due tizi che erano lì prima? Noi prima del processo gliel'avevamo chiesto oppure no? No. Perché se l'abbiamo scoperto subito alla fine del processo. Però gli avevamo chiesto tipo, oh, Holmes, ma tu lo sai che... No, gli abbiamo chiesto Holmes, ma quando tu hai ispezionato il cadavere di Kazuma era morto? E lui aveva glissato un po' sulla cosa. Poi gli abbiamo chiesto al Damodamusso. Ah, solo una coppia di piccoli crinali, la Grunco, niente di importante. Ovviamente dovevano darsi da fare in qualche modo. Sì, anche gli altri due mi sa che se li erano tinti apposta per guadagnare qualche soldo. E quando sono di buon umore chiudo un occhio su queste piccole infrazioni, insomma. Ma li hai consigliati a Ginny? Quando sei di buon umore? Tutte queste piccole infrazioni? Quando dei tizi del genere puntano a Sherlock Holmes, allora è lì che non hanno fortuna, sì. È lì che sono spacciati. Oh Gesù, quindi tu eri oggetto di un crimine, Holmes? Siamo stati interrotti, ok, grazie amori. Però ho studiato subito un piano per intrappolarli e consegnarli alla nostra giovane detective.
Avresti dovuto chiedere anche a Gregson di venire. Avremmo potuto avere un tea party di arresto. Malo. Gli ho detto, ma non mi è arrivata nessuna risposta. Sì, quell'uomo di solito al posto sbagliato nel momento sbagliato. Sicuramente c'è una parola per questa cosa. Ah sì, ce l'ho. Bungler, che Bungler? Bungler? Inetto, bello. È una bella cosa che non sia qui a sentire quello che stai dicendo. Quindi quei tizi con i capelli rossi erano dei... tipo dei buoni a nulla? Cazzo. Cosa che dicevo, scusato. Ah, ok, sai cosa hanno fatto? Il più grande problema. Ma cos'era questo grandissimo... cioè, questo enorme problema conosciuto al genere umano che hai menzionato prima? Per caso è un altro caso molto, molto intricato? Oh, per caso è un altro caso. Come faccio a spiegarlo? Siete consapevoli? Cioè, sì, conoscete la teoria dell'evoluzione della cioè, tramite selezione naturale, per caso? Sì, credo di averla sentita da qualche parte. Credo di averla sentita da qualche parte. È una teoria scientifica rivoluzionaria che è stata proposta circa 40 anni fa. Ah, sì, dai. Sotore Darwin, noi umani eravamo un tempo scimmie che vivevano sugli alberi. Aspetta, cosa? Alcuni eravamo lo sono scimmie. Tutt'oggi. Avevo un ragno in stanza e l'hai ucciso con lanciafiamme, Ori. Esatto, e dal momento in cui poi quelle scimmie sono scese dagli alberi per vivere come umani. Siamo appena scesi dagli alberi, ti ricordi? No. Era una frase che diceva spesso Shai, che la citava da non mi ricordo quale filosofo. Per dire che l'umanità è... cioè, ci vantiamo tanti del progresso, ma poi siamo ancora mentalmente tipo arretrati. Sì. Diceva siamo appena scesi dagli alberi. A lot to be the mercy of the greatest power. Aspetta, non ho capito. Siamo diventati preda. Siamo diventati preda, del più grande problema conosciuto all'uomo, che è la morte. Vabbè, ma anche prima quando erano scimmie. Infatti, la società forse. Beh, ma perché hai iniziato il suo discorso? Perché lui aveva menzionato questo enorme problema. Ah, il greatest problem, ok. E qual è questo grande problema, Hans? Che coinvolge tutti noi, immagino. Sì. Le orecchie stanno godendo, sì. Tantissimo. Ma non è ovvio, madame? Il problema dell'affitto. Ma vaffanculo. Ma io la società che vado a pensare in grande. C'ha ragione. Ma vaffanculo. Ah. Ah, certo. Sì, l'affitto. Ma, non ricevi una grande somma di denaro da... cioè, non hai ricevuto una grande somma di denaro da Madame Tussauds solo l'altro giorno? Una grande somma di denaro? Vabbè, una pianta per Iris e un nuovo motore per me. Per me è finito tutto. È già finito tutto, te ve l'assicuro. Ah, ok. Motor car, in che senso? Dai, Cerochino, lo so che l'hai spreperato tutto. Sì, che è un grandissimo problema, soprattutto qui a Berlino. Però, cioè, mi immaginiamo una cosa più filosofica, il problema dell'affitto. Ma vai a risolvere qualche caso serio dal sultano del Marajà e fatti pagare con... sultano del Marajà. Gemma. Vabbè, molto bene, però 2 giorni fa ho scoperto la risposta al più grande problema dell'uomo. Almeno per il prossimo mese. Per il prossimo mese. Un'automobile, wow. Minchia. E qual era la risposta? Far parte della Lega dei Capelli Rossi. C'è un indizio importante proprio davanti ai tuoi occhi. Giornale, ecco. Non me lo dire, vediamo.
Gli umani sono creature patetiche, che non posso, cioè che non vedono quello che c'è davanti ai loro occhi. Ti devi stare zitto, perché la prima cosa che ho fatto è stata esaminare quel giorno. Anzi, la seconda, prima la maschera. Ti devi solo stare zitto. Tu sei una creatura miserabile e patetica. Pure prima di parlarti ti ho presentato il giornale. Lascia che ti aiuti un po'. Non guardare, ma osservami molto da vicino. Ma stai zitto. Tettone schifoso. C'è un particolare aspetto della mia persona che è cambiato. Alla fine dovresti notarlo, penso. Grandissimo come Star Wars. Un tipo da pensieri così estesi, dopo tutto era un coinquilino proprio perché aveva problemi con l'affitto. Vero. Alla fine? Ah, ok. C'è lo zoom proprio. Mi sta perforando gli occhi proprio dal momento in cui abbiamo cominciato la conversazione. Abbiamo rotto il gioco, raga, controllando subito il giornale e presentare. Abbiamo smerdato Holmes, raga. Abbiamo predittato, abbiamo anticipato. Credo che ci servirà un altro indizio prima che scopriamo tutta la risposta, Naruto. No, scusato, l'abbiamo già scoperta. Ringrazio l'affitto per la host, è vero. Grazie per l'indizio. Mi strapperò io i capelli se questa pagliacciata va avanti ancora per molto. L'ho detto pagliaccio? La bugia che hai detto. Eccoci ragazzi, la bugia. E Hobbs, non è il momento che ci dici la verità? La bugia? Proprio una settimana fa ci hai detto. Coglioni. Quando era con la skin, ancora. Non ce l'avevo la skin. Ma dove andate, che tette? Vi dirò una cosa molto importante, miei cari stronzini. Ho delle belle tette. Ha delle poppe giganti. È un vero set di mammellone. Intendo proprio tettone. Delle vere poppellone. Però, non mi ricordo tutta la cosa. I grandi detective. Possiede davvero un vero set di no, delle imponenti tettone. Un vero set di mammellone. Possiede delle tettolone. Mi pare che sia così. Sì, ma era troppo lungo tutto il discorso. Dunque, i grandi detective mentono. Fareste bene a ricordarvelo. Che poi la lui viene con la cosa. Non lo so. Sarà un meme. Sì, però non sarà lui. Dunque, il caso è avvenuto sulla nave a gennaio. Ah, quindi la maschera è sui capelli. Ah, giusto. Quindi è la maschera che ti fa capire. Ok. Quindi quando ce l'hai, sì, l'avevamo già notato. Ok. Ok. L'avevamo già visto. Kazuma non è stato ucciso. E tu lo sapevi in quel momento che non era morto. Quindi cosa stava succedendo davvero? Cosa stava succedendo però? Madonna, se non parli adesso, guarda che prendi un ucciso. È rimasto incosciente per molto tempo. Se non avesse riacquisito conoscenza quando appunto l'ha fatto, sarebbe stato in pericolo di vita. Perché dice così? Ovviamente un effetto collaterale di tutto quel lungo coma è stata l'amnesia, come adesso sapete. Ah, quindi è stato in coma, credo. È stato molto facile dire all'equipaggio di stare zitti. Ma come? E dopo che l'hanno portato fuori dalla cabina, li ho fatti radunare tutti nell'area, nella lobby. Lobby gay. E gli ho fatto giurare di lasciarlo lì incosciente e di farlo scendere dalla nave a Hong Kong. Spacciandolo per un cadavere. Perché? Ma è orribile! Era necessario per trovare del materiale. Tu fai la materia, vuoi dici tu? Ah, ok, era necessario trovare del materiale con il quale persuadere quegli uomini dell'equipaggio a mantenere la loro parola. Ma perché? Perché l'hai fatto? Ah, ok, ve lo racconterò a tempo debito. Cioè, potrò raccontarvelo a tempo debito. Ma per il momento vorrei rassicurarvi.
non mi sarei mai aspettato gli eventi successivi. Quali eventi? La sua scomparsa da Hong Kong. Ma questo sprite è nuovo? Forse. Quindi lui... Ma che gnocco. Voleva che lo trattassero come appunto... un cadavere, diciamo. Però invece non si aspettava che scomparisse. Credo di aver fatto un grosso errore di giudizio. Holmes! Lui che si abbassa il cappello. Ah, è vero che si abbassa il cappello, giusto. Non so, chi le cazzo, ma. Non so se alla fine il termine è giusto, però forse voleva occuparsi, diciamo, di lui. Non so che nessuno lo sapesse. Però perché. Cioè, non riesco neanche a farmi la lega dei capelli rossi. Ma che cacchio è sta lega dei capelli rossi che sembra essere il soggetto di quella cosa che hai cerchiato? Quindi l'hai notata nel giornale? Quella, mio caro amico, sarà la fonte dell'affitto, cioè del pagamento dell'affitto di questo mese. Madonna. Madonna, come ci lecchiamo il piede? Madonna. Come ti lecchi il piede? Davvero, e come? Stando a questa pubblicità, a questa inserzione, la Lega dei Capelli Rossi è un'istituzione molto distinta. Oh, specific governance, in che senso? C'è un'istituzione di tizi di governance non specificata. Sì, che non si capisce chi è al comando, forse. Ah, forse, sì. Sì, boh, di autorità, tipo. Con una... non specificata. Sì, con una meglio non specificata amministrazione. Sì. Anzi, l'unica condizione per diventare un membro è avere i capelli rossi. Questo non mi sorprende molto. Guarda cosa i fortunati tizi con i capelli rossi ricevono una volta che vi entrano. Il cappello è come la fascia e la manica invisibile, cavolo, è vero. Un salario di 4 sterline alla settimana. Oh mio Dio, 4 sterline a settimana? Sassi. Ma perché? Per cosa le pagano queste persone? E io che cazzo ne so, non sono stati dati dei dettagli nella pubblicità. Ma sicuramente qualunque persona con i capelli rossi nel paese accorrerà diciamo per, come si dice, per joinare la Lega in questo caso. Vogliono arrossare la popolazione. Hai ragione, Susato, non c'è tempo da perdere. Mi candido subito. Anche io! Solo che... just on the off chance. Vabbè, così per me. Così per provare. Sì, per me. Mi sembra un po' esagerato. Sì. Il problema è che hanno un numero limitato di persone. Ah, infatti diceva che c'era uno spazio, si era liberato sì. Uno spazio. Oh, capisco, quindi una volta che sono entrate un tot di persone non può nessun altro. Chi era la persona che capelli rossi e se l'è chiccata? Per fortuna un membro è appena morto, sì, di recente. Però immagino che per il membro con i capelli rossi in questione non è stato altrettanto fortunata la cosa. E quindi ha deciso di provare a entrare al posto suo? Esatto, cioè guardami. Hai mai visto un tale tizio con i capelli rossi? No. E allora perché? Perché è dovuto andare così male? Ma che cazzo è successo? È blunder. Una fregatura. Cioè, nel senso che non è stato preso lui. Un errore madornale, Narodò. Anche se mi dispiace ammetterlo. Mi sa tanto che non hanno scelto lui. Ma era più credibile Iris che gli arrossi. Fatemi dare una tinta diversa da quella di Shoy. Il tuo errore madornale. Che cazzo hai fatto ai capelli, Holmes? Felice che me l'hai chiesto, Susato. Quello che vedi sulla mia testa è stato il diet. No. Non sono né capelli tinti né una parrucca. Ok. Ho cambiato i colori dei capelli stanotte
tramite la chimica, ok? La chimica stava conducendo delle ricerche per trovare un modo di ripristinare le foglie di tè usate. E durante il mio lavoro ho visto una pozione che diceva che quando viene assunta fa diventare i capelli rosso fiamma. Rosso fiammante. Vorresti provarla? Renderà qualunque pelo sul tuo corpo completamente rosso. Qualunque pelo! Credo che passerò. E quindi è come una tinta. Beh, sì, una tinta corporea per tutto il corpo, praticamente. Ma Holmes, ma è sicura da bere questa cosa? Cioè, non ti fa male? È una pozione polisucco, Mary. Mori, qualunque! Immagino già le fanate. I novellini hanno sempre. Questo genere di paure, sì. Ah, non avrei mai dovuto dubitare di te, Holmes. Vuoi dire che. Ma certo! Per guadagnare 4 sterline a settimana bisogna essere pronti a chiudere un occhio al pericolo. Cioè, sì, a rischiare un po', insomma. Ah, ok, quel grado di rosso mi fa pensare a molto più di un piccolo pericolo. Bravo. Comunque, Sherlockino è andato via di casa pieno di fiducia con i suoi nuovissimi capelli rossi. Ed è andato al parco in Lime Street, dove ci dovevano dove era appunto si facevano i colloqui, insomma, sì, ai nuovi membri della Red Dead Console. I capelli rossi. E cosa è andato male? Tutto il parco era pieno di persone con i capelli rossi. Costa il suo angelo. Vabbè, come una bottiglia di passata di pomodoro. Sono rimasto lì in fila per 8 ore prima di raggiungere la cima della fila. E quando mi hanno visto, gli intervistatori hanno subito detto: Sherlock Holmes, sei in incognito, insomma, per fare un'investigazione. L'hanno visto vestito così, hanno visto subito che era in incognito, cioè. A Lime Street ci devono essere quelli dei capelli verdi. Essere Strawberry Street o Tomato Street. Madonna Mary, madonna. Quindi naturalmente non avevo scelta se non rispondere. Udi Guli, non fatemi scoprire. E quindi, niente, sei troppo famoso, non devi mandare Iris, cazzo. Cavolo. Dopodiché non ho potuto fare altro che girarmi e andarmene. E poi questa mattina, quando mi sono guardato allo specchio, mi sono irritato. Cioè, beh, sì. E quindi ho consegnato quella coppia alla polizia. Famosissimo giapponese con i capelli... Chi è il famosissimo giapponese con i capelli rossi? Ah, che disastro. Sia per Sherlockino che per quei due... Siccome era di malumore... Ah, quindi... Sì. Ok, quindi quando è di buon umore chiude un occhio, quando è di malumore li manda tutti in galera. Che per le teste rosse. Si è incazzato e li ha fatti arrestare perché era spinto. Ok, ok. Ha senso, makes sense. Rosso di capelli. Goloso di... Ecco qui il mio ospite, il mio ultimo cliente, con dei soldi da spendere. Oh, spero sia un caso eccitante, Sherlockino. Ricordati, Iris, che al momento ci affligge il più grande problema conosciuto all'uomo. Accetterò qualunque caso, a prescindere da quanto poco stimolante sia. Serve che ti interessa. Tranne scovare una persona fuggita, ovviamente. Vabbè, tu non risparmi i sentimenti di nessuno, vero? Che farò qualunque lavoro per guadagnare soldi, tranne trovare una persona fuggita. Perché? Ma che cazzo è? Locating a runaway. Forse si riferiva tipo a Kazuma. Boh. Vabbè, sono sicuro che a Sherlockino manca un po' di tatto, specialmente prima che deve pagare l'affitto. Ma che?
Quindi si fa andare a Peach Street. What? Ma che cazzo ci fa lei qua? Holmes, Sherlock Holmes, per favore. Per favore, trova mio marito, è fuggito. Ecco. Ah, ecco chi arriva. Benissimo. Away. Ok. I sleep. Per farmi incazzare? Come, scus? Lascia stare. Una cosa personale, le mie scuse. Che stai cosa stavi provando a dire esattamente, Narodo? Ecco, sì. Ma io non ho detto un cazzo. Vieni, madame, siediti. Iris, puoi fare un po' di tè? Certo! Certo! Ma che cazzo succede, Susato? Oh, è che quella donna... Credo di averla già vista prima, molto di recente. Sì, adesso che me lo dici... Come ho spiegato prima, il mio nome è Ivy Vigil. Ivy Vigil. Vigilante. Ma che è tipo vigilia, non c'entra quello italiano. Ti imploro di accettare questo caso, signore. Cioè, non mi importa dei soldi, dimmi semplicemente quanto vuoi. Credo intenda dire. Sì, sì, dimmi semplicemente la cifra. Se vedi che cazzo, che testa di cazzo che dice i soldi e la ricchezza importano, mi importano poco. Importano poco. Il fatto che mi venga offerto un caso da risolvere è già una bella ricompensa. Sì, sì, è faccia di me. Ah, vigilai. Se tu sei l'immagine della benevolenza. Può essere. Eh? Vigilai. Ah, mostro. Guarda come se la tira veramente, faccia di cazzo. Ovviamente mi annoterò mentalmente la tua offerta, tuttavia, per motivi contingentali, come si dice. Per motivi forse puramente terreni. Terreni, dire, tipo mondani, cioè. Spero che anche tu ti ricorderai le tue parole. Che coglione. Se posso chiedere, signore, ecco. Questo gentiluomo e signorina sarebbero? Oh, io? Non se li ricorda nemmeno lei. Infatti. Quello che sto per dire deve essere trattato con la più con la più stretta riservatezza, come che si dice. Sì. Anna Mittermon. Ma cos'è, un Pokémon? Si guarda, sì, si chiamava Anna Mittermon. Ah, non magari sono le 10 miei soggetti simpatica. Che puoi dire davanti a loro quello che stai per dire a me. Ah, capisco. Posso garantire personalmente per il gentiluomo, dopotutto. È duro d'orecchie. Che cazzo? Perché ho innantato le mie speranze così? Che scasso. Dio, che ci siamo già. Madonna. Zonna, guardalo. Sono proprio coetanei pure. Ministro degli affari esteri. Mile, ma come lo ricordavo, si chiama così. Vabbè, poi di Draculo. Vabbè, gira. E vi vigile. Ovviamente è una persona che rappresenta bene, cioè che porta bene la sua età. Anche il padre di Susana ci sta. Ho sbagliato. Sono scaricabarile. Allora, Mrs. Vigil. Perdoni se lo chiedo, signora Vigil, ma ci siamo incontrati già? Forse di recente? Quindi Dracula, lei sembra una persona troppo più giovane per la carica. In che senso? Hai detto Oricristo strano. Mio Dio! Vai, amico, ma che cazzo fai? Ma che sono le tue intenzioni? Chiaramente non hai l'abilità di... Non sei capace di differenziare i tratti facciali degli inglesi. Degli inglesi.
se vuoi invitare questa donna a prendere un tè, devi farlo in modo più gentile. Ah, ma pensa che ci sta provando. Che cazzo. È possibile che. Che tu sei il giovane avvocato del processo che, a cui sono stata la scorsa settimana? Ah, sapevo di averlo riconosciuta. Il giudice. Ma il giudice non è diventato. Ah, infatti, il giudice non è diventato il supremo. Il giudice è ministro degli affari esteri in Giappone. Ah, vabbè, sì, un cheat della settimana scorsa, non ce ne frega un cazzo. Sì, esatto. Non l'avevo riconosciuto perché adesso si comporta molto diversamente. Deve essere molto difficile per te come avvocato essere duro d'orecchi in te. Come scusa? Eccola! Oh mio Dio, mi dispiace tanto. Non ti preoccupare se non senti. Erano stupidate, niente di più. Guarda quello che hai appena fatto cominciare, Holmes. Grazie mille. Credo che sarebbe prudente per te sederti tranquillo in un angolo. Ma che l'ho messo in castigo. Ma lui ha quel ruolo solo in Giappone. Parlava di cariche, ha detto pure di Supremo aspirare a quella carica. Ah, aspetta, perché lui. Ah, un giudice della Corte Suprema. Ma lui è semplicemente un giudice della Corte Suprema, no? Sì, è vero, c'era stato qualcuno che avevamo detto che era capo. Procuratore generale. Non mi ricordo che cazzo è stato detto. Vabbè, fa nulla. Sì, me l'ha messo in castigo in un anno. Il tuo marito. Dici di tuo marito, madame. Il signor Vigil, il mio Daily, ha 40 anni. Ho una foto qui, ma che faccia? Scritto ministro degli affari esteri. Sì, ministro degli affari esteri. Ma il Daddy Supremo vuole diventare General Hattorn. Ma che faccia il marito? Procuratore generale. Non sto capendo, tac. C'hai i capelli come lei, c'hai i riccioli come lei. Sì. Hai il pagliaccio. Vabbè, un gentiluomo poco. Cioè, dai tratti poco marcati, almeno dall'aspetto. Da quant'è che siete sposati? 15 anni quest'anno. Abbiamo una bella relazione e i guadagni di mio marito sono più che adeguati per vivere in maniera confortevole. Sì, quello che sembra. Mi basta solo guardarti per saperlo. Credo di Susato, aveva detto che il giudice era stato dato la carica di Britain's qualcosa. Tu hai detto la carica del Daddy Supremo. Non era stato detto che erano amici con una persona che era diventato appunto Super Daddy Supremo tipo 16 anni fa? O mi sto ricordando male io? No, non abbiamo mai detto sta cosa. No, io mi ricordo qualcosa del genere di quello che dice Ori. Sì, ma non ci riferivamo a Jigoku comunque. Sì, comunque non era Jigoku. Forse Jigoku era amico di una persona che era stata Super Daddy Supremo, che aveva avuto la carica di Super Daddy Supremo o qualcosa del genere. Non mi ricordo le storie. Addio! Indossi vestiti all'ultima moda con... regularly groomed and your eyes are animated. In che senso animated? Cioè vabbè, con un cappello di cui c'è un cappello molto ben curato, i tuoi occhi sono buoni. No, sono splendenti, felici. Sono accesi, hai lo sguardo acceso, insomma. Non hai idea di perché tuo marito sia scomparso, giusto? Pure io sono un po' confuso, ma non ti preoccupare, abbiamo fatto un po' di confusione. Esatto, lui è un uomo gentile con un forte senso di lealtà e si prende cura di me, insomma. Quello che ti posso dire comunque, Ori, è che non è un Super Daddy Supremo. Questo è sicuro. E questo porterebbe alla possibilità che è stato in qualche modo coinvolto in un incidente o qualcosa del genere. Non ha mai avuto lo sprite della pipa con gli occhi che ricordo. Oh, questo è esattamente ciò che temo che sia successo, Holmes. Sono davvero confusa. L'impiego di mio marito è in qualche modo insolito. Che fa lo spacciatore? E se per caso si fosse imbattuto in qualche mascalzone? E cosa fa esattamente di lavoro tuo marito? È un guardiano nella prigione, bene. Un guardiano?
una guardia. Questo in effetti, sì. Questo è in effetti in qualche modo inusuale. Quindi tuo marito fa la guardia alla pigione. Vuol dire anche il secondino. Beh, esatto, sì. Anzi, in realtà, ah, ok, il capo delle guardie. Allora non è il secondino. Topolino, amico delle guardie. Ah, sì? Ah, sì, capisco. Beh, sicuramente il capo delle guardie della prigione sicuramente sì, si può definire come un'occupazione specialistica. Sì, esatto. Mio povero marito deve preparare tutte quelle terribili punizioni e vedere vedere come vengono assistere mentre vengono svolte. Terribili punizioni, intende le pene capitali? E in quei momenti deve passare anche una o due notti nel dormitorio della prigione. Ma per questa responsabilità in più viene pagato di più degli altri guardiani, delle altre guardie. Ovviamente non parliamo del lavoro di mio marito ai vicini. Sì, credo che la vostra prudenza sia giustificabile. Dimmi, in quale lavoro... in quale prigione lavora tuo marito? Chissà. Quello è peggiore, al bastione. No, è quella di dove c'era... Dove c'era il professore. Sì, sicuramente. Come si chiamava? Appena leggiamo il nome c'era proprio. Barclay. Barclay, sì. Era? Sì. La prigione Barclay Holmes. Davvero, Barclay? Oh, che bella struttura. Nena, come stai? Guarda. Infatti c'è il cimitero. Guardalo. Sì, l'ho visto, l'ho visto. Se non mi sbaglio c'è un grande cimitero proprio dietro di essa. E già, chissà se ha a che vedere col professore, direi. Sì, esatto. Ah, ok, giusto, il cimitero Lowgate. Vuoi la pappa? Vuoi la pappa? Vabbè, si sta mangiando i croccantini. No! Okay. Il cimitero Lowgate, ma è lo stesso posto di cui parlavamo in tribunale. Ma è incredibile! Incredibile, mio caro amico. È tuttavia innegabile. Ma tutti leggono tutti i pensieri di Ryunosuke. Cioè lui non può avere la privacy mentale perché tutti riescono a leggere nel pensiero. Ok. Vedere Simone, Ilaria e Shams tutti con diverse tinte. Fa un certo effetto. Scusa Holmes, ma temo di non seguirti. Aspetta, perché cos'è che ha detto? No, perché si è messo a fare la digressione e parlare con Ryunosuke. Gli ha detto, sì, è incredibile, ma è innegabile. Ah, ok. Lascia stare, madame, è una cosa privata. Questo non può essere una coincidenza, vero? No. Perché? Perché mi si vede che in qualche modo... È stato durante il processo, ha detto Enoch Drebber, sì, che aveva sentito lo sparo o l'aveva detto la Tussò. Comunque, insomma, in poche parole si è scoperto che il professore era vivo. Sì. Dopo il processo, dopo l'impiccagione, è stato ucciso dopo. Quindi una volta che si è scoperta questa cosa qui, il responsabile... il responsabile che ha lasciato in vita. Ah, ok. Magari per errore, ma comunque il responsabile che ha lasciato in vita il professore è stato eliminato. Che per la verità è venuto a galla. Sì. Hai fatto rimanere in vita il professore. Perché parlava anche delle esecuzioni, parlavano. Che lui supervisionava anche le esecuzioni. Quindi forse lui ha supervisionato l'esecuzione del professore che poi non è mai avvenuta. Sì. E quindi adesso l'hanno fatto fuori. Lo Stato, il governo ladro. La scomparsa di tuo marito. Quindi, riguardo la scomparsa di tuo marito, quando cazzo te ne sei accorto che mancava? Prova a non, ti prego, non ridere. È stato ieri. Come, scusa, ieri? Wow, è molto recente, sì, mi viene quasi da ridere. La verità è che ci sono tante volte che mio marito passa la notte appunto via di casa per via del suo lavoro. Quindi non è tanto strano che lui non torni a casa la notte, ma questa volta è diverso. Perché non mi ha contattato per l'intero giorno e non è mai successo. Ah, oh, mio povero Daily, che cosa può essere mai successo? Mia cara signora Vigil, per favore, calmi your tits. Con i popcorn. Allora, hai contattato la polizia? Sì, beh, naturalmente, ma purtroppo
si sono rifiutati di ascoltare le mie richieste perché mio marito manca solo da un giorno. Mi è stato chiesto di aspettare pazientemente a casa. Sta polizia. E in verità, signora Vigili, io sono d'accordo con la polizia. Tuttavia, non abbiamo. Cioè, non dobbiamo avere fretta. Sì. Con Kur credo di intenda dire che era d'accordo. Sì, ah, d'accordo. Non vedo nessun motivo per cui non dovremmo comunque adoperare le mie, i miei poteri da detective per trovare tuo marito. Ah, grazie, Holmes. E inoltre, lascia che ti rassicuri. È una possibilità di risolvere il più grande problema conosciuto all'uomo per un altro mese. Non ha nessun impatto sulla mia decisione. Non ha a che vedere con la mia decisione. Voglio solo mettere un sorriso sul viso di un altro londinese. Tutto qui. Hai tutta la mia gratitudine. Pagherò qualunque somma tu mi dirai. Vuoi solo mettere l'affitto di questo posto nella borsa di quella donna. Tutto qua. Grazie per tutto ciò che ha condiviso con noi, signora Vigil. Credo che abbiamo tutte le informazioni per cominciare l'investigazione. Fatemi sapere appena sapete qualcosa. Non temere, madame. In un giorno oppure due ti contatterò con i risultati, ne sono sicuro. Così presto? Oh, fantastico, signor Holmes. Le belle notizie devono essere date subito, dico sempre io. Amore. Mamma, che begatino! Saresti così gentile da lasciarmi la foto di tuo marito? Foto ricevuta da Mrs. Fields. I persons have no particular distinctive facial features. Ok, non ha nulla di. Un po' anonimo, va. Perché è così importante questa cosa? È vero. Grazie, adesso permettermi di portarti di sbattere fuori da questa casa. Grazie mille, Holmes. Sei stato davvero meraviglioso. Meraviglioso. Perché è così importante il fatto che non abbia nessun tratto facciale importante? Perché, bro? Forse così se uno c'ha la parola da sapagno si andò conoscere. Sai, ci penso ogni volta, Sherlockino. Perché da mobile non ho Sekhmet? Per tanto tempo non ci sono state le emoticon per follower da mobile. Devi aggiornare l'app, Mori. Le hanno messe solo di recente. Ciao, Beck, come stai? Tutto ok? Regà, ma mi dispiace se stacchiamo adesso. Io oggi proprio sono cotto. Scusate, ma non ce la faccio. Sono quasi le 11, però forse praticamente sto vedendo quelle. Aspetta, cosa avevo detto? Non so. La prosopagnosia. Ok, adesso si rivedere domani. Sì, domani ci rivediamo domani, raga. No, scusate, oggi mi avete visto che sono stato un po' assente oggi, però solo per oggi, raga, solo per oggi. Poi non mi piacciono i capelli che ho oggi, domani mi faccio un bello shampoo. Lo faccio. Hai ansia per l'esame, cosa c'hai? Le invalsi, mi pare, o sbaglio? Eri tu che avevi le invalsi, Beck. Comunque stai easy, stai tranquillo. Stai nel chill. Ancora è presto, è aprile. Ancora è presto per tutto, non ti preoccupare. Va bene, Mori. Domani ci vediamo. E poi settimana prossima comunque possiamo fare i Saturni, sì. All'inizio della settimana siamo liberi. Non ho capito quando. Settimana prossima. Sì. Anche se io lunedì torno tardi, raga, a casa, mi sa. Male che vada lo facciamo martedì e solo martedì. Martedì, ok. Ogni volta mi dimentico. Mercoledì sera non possiamo, ok. Martedì comunque facciamo sicuramente la live. Lunedì non credo. Un po' incasinato questo periodo. Scusate ragazzi, scusate, anzi, per me è insano che sono riuscito a finire Kirby streamando 9 giorni di fila, veramente. Cioè, assurdo, non l'avrei mai detto, però ce l'ho fatta.
scusate se... No, ma i flame ci stavano, dai, ci stavano i flame, però veramente, raga, sono stanchissimo oggi, scusate. Però è stata una delle live in cui mi sono divertito di più, anche se non abbiamo fatto un cazzo a livello di gioco, però è stata super super piacevole, sarò super super sincero, raga, super sincero. E va bene, facciamo c'è Wolfrad, facciamo un raid a Wolfrad. Cosa sto giocando? A Pokémon giallo. Bellissimo. Cosa possiamo scrivergli però a Wolfrad? Che gli possiamo scrivere? Sbagliato. Oddio, pazzesco. Che gli possiamo scrivere? Qualcosa sui Saturn, perché lui ci ha giocato già, suppongo. Cioè, Apollo eat your hamburgers. E a parte che eat your hamburgers Apollo. Vabbè, uguale. No, ma su questo Saturno intendo. A questo qui lui ci ha giocato. Sì. Però non so se lui sa che noi non ancora abbiamo finito, cioè che ancora non l'abbiamo finito. Quindi Polo roll. No, stavo pensando anche a quando abbiamo giocato insieme a Super Mario 3D World, però signor distruggere. Quello era più un meme di Morris in realtà. Ho capito, allora che cazzo. Era più un meme di Morris quello. Possiamo scrivere minchia il topo volendo. Sì. Per citare Fantasy Grounds. Sì. Potete scrivere minchia il topo, regà, in chat. Secondo me sarà super contentissimo se glielo scriviamo. E poi vabbè, ovviamente Tette di Holmes, sì, pure vabbè, scrivete entrambe le cose, scrivete minchia il topo e Tette di Holmes, dai. E la non bolla, non so se lui lo chiama Holmes o Sholmes. Questo non lo so neanch'io. Vabbè, comunque facciamo il raid, lo facciamo a Wolfrad. Capezzoli di Holmes. Se non siete già iscritti, iscrivetevi, perché cioè Wolfrad è un amico. Dopo che abbiamo fatto insieme Super Mario 3D World, cioè, ormai siamo legati per la vita. Minchia, le sette di Sholmes topo, non capirà mai. Scrivetele, se volete scrivere entrambe le cose, scrivetele separatamente, raga, se no non capirebbe nulla. Comunque, ragazzi, ci vediamo domani alle 20. Grazie di tutto. Io adesso, al solito, mando la sigla e poi faccio partire il raid. Grazie, bellissimi, e a presto. Un bacione grosso.